Eccolo lì il pubblico più bello d'Italia, del mondo, ma cosa dico del mondo, dell'universo, ma cosa diciamo della provincia di Milano. Grazie ragazzi per essere con noi anche questa sera, tantissimi argomenti, ma tanti tanti tanti, non tralasceremo neanche il Tourist Trophy e la Herzberg, per chi non sa cos'è, beh, un motivo in più per stare con noi. Vi presento subito i miei amici, perché poi abbiamo già un collegamento da Montreal con Paolo Ciccarone scatenato. Arturo Merzario, buonasera. Ciao, Arturo, ciao, benvenuto. Gliela poni te la domanda a Ciccarone del tempo, gliela facciamo dire? No, gliela dice Palazza, gliela dice Palazza. Quello è posto, un suo dominio, un suo dominio. Carlo Pernat, piacere di rivederti. Grazie, in forma, ciao a tutti. Anche perché era un po' che non vedeva Arturo, allora capisci. Gli mancavi tanto. Anche lui mancava. Posso dirti che sì, però una lacrimuccia... ha fatto una mancanza che non me l'aspettavo. Quale? Allora... come quale? Ah, quella della mano. Oh, ti spacco. Hai ragione. Quale? Dite anche noi. Guarda, Vale, guarda, ha regalato questo per il... guarda, perché siamo in diretta, non posso risponderti. Ma ha detto che ne dava uno anche a te. E io lo Valentino, metto. A lui? Sì, e io sì, lo immagino. Metto. Però glielo dava con un po' di fuoco dentro che gli faceva il marchio Valentino qua. Va bene, senti, te la faccio subito, poi ne parliamo tanto. Valentino è contento di questo podio? Sarebbe stato più contento? Secondo me non è assolutamente contento. Ok, va bene, la penso era molto abbacchiato, non era contento. Ne parliamo molto, molto in questa trasmissione. Di lui e di Marquez, di Lorenzo Ritrovato e anche della Moto3. Di Iannone, sì, ma sono tantissimi argomenti di cui dobbiamo parlare. Claudio Costa, buonasera dottore, grazie per essere con noi. È sempre una gioia vederti. Sono felice anche di ritrovare l'amico Alberto Vergani. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Vogliamo dare una tirata d'orecchie virtuale, ma neanche troppo, a Marco Melandri, che è un altro nostro caro amico, ma ci sta facendo un po' tribulare. E immagino che anche tu abbia di che, insomma, vabbè, ne parleremo. Sono in malese, ragazzi, speriamo che Marco si riprenda, diciamo, presto. Sono un po' abituato su questo tribulare con Melandri. Questa qui Alberto, te la meriti. Salutiamo Marco e gli altri piloti della Superbike. Buonasera Sergio Campana. Buonasera, ciao a tutti. Ti sei salvato per un pelo, hai il braccialetto dell'autodromo di Monza, perché sì, sarete a Monza questo sabato e domenica. Arrivo direttamente da Monza, oggi ero a fare le verifiche tecniche, i briefing eccetera, infatti siamo a Monza a correre con l'Acceleration, con la categoria FA1, che sarebbe Formula 3000 ruote scoperte, gara di casa finalmente dopo aver fatto 3 trasferte all'estero. Spero di ottenere la prima vittoria della stagione. Va bene, poi ne parleremo di Acceleration. Vado a salutare Stefano Daste. Ciao Steve, ben ritrovato. Tutto bene? Questa è la parte, consentitemi voi, ma questa è la parte dei belli. Cioè qui siete tutti belli, devo dire che di là ogni tanto siamo un po' vetusti. Mi perdonerà il dottor Costa, però qui siete tutti belli. Zam, bellissimo. Bravo, bravo. Buonasera. Palazzoli, ciao, il Franco. Bello dei belli. Non ho capito perché ti inquadrano dalla cintola in su. Vabbè, dopo ne parliamo. Perché le scarpe devo sono da far Montreal, vedere. Devo andare a Montreal. Sono felicissimo che ci sia il Team Italia San Carlo. Buonasera ragazzi. Andrea Locatelli, Virginio Ferrari. Matteo Ferrari, sto dicendo due volte il nome, invece c'è anche Matteo. Complimenti che ci state dando dentro alla grande, qualche problemino da risolvere, però ne parleremo, anche perché io sono un po' incavolato, ma come al solito poi vabbè. Silvia, risponde alle mail e poi eccomi, andiamo presente, da Ciccarone. Ricorda il numero velocemente. Scriveteci a griglia@telenova.it o chiamateci qui in diretta allo 02 48 01 09 21. Mi raccomando, anche la pagina di Facebook è già attiva, quindi aspettiamo i vostri commenti. Se poi qualcuno è stato al Mugello e ci vuole raccontare qualcosa, non vediamo l'ora, speriamo ci racconti tutta la sua vita. Che bella idea, Silvia. Ok, Ciccarone, come stai da Montreal? Tutto bene? Sì, direi di sì, a parte il clima. Cioè? Beh, secondo te, anticipo Merzario e Palazzoli, tempo coperto, ieri pioveva, oggi ogni tanto qualche goccia ed è prevista pioggia anche per domani, per cui asfalto freddo e gomme dure, per cui vedo già Merzario che sbuffa. Ma domenica c'è il sole, è classico di Montreal. È classico. Magari domenica. Magari domenica, speriamo. Sicuramente. Se, Paolo, noi siamo solo felici che quando c'è la pioggia noi a casa ci divertiamo molto, ma di più. Per cui io credo che sia una variabile per i tifosi assolutamente. Mi ricordo il Gran Premio di 3 o 4 anni fa, che è stato veramente una lotteria, uno dei Gran Premi più belli. Il Canada io lo aspetto sempre con ansia. Poi abbiamo visto anche in passato, è sempre stato un circuito molto, molto divertente. Sentivo anche. Un camera car che ci ha chiesto
gli amici del pubblico di rivedere da casa, e lo faremo rivedere, di Patrick Depailler col bagnato, con le macchine, senza tutti i controlli, insomma senza questi cambi automatici, questi cambi elettronici, no? Per cui ancora col pilota che deve dosare, lo faremo rivedere in serata, per cui è comunque un bel tracciato, no? Cicca, hai sentito cosa ha detto Button? Sì, Button l'ho sentito, però sinceramente ormai dice sempre le stesse cose, se vogliamo proprio, come si dice, riprenderlo sotto questo punto di vista. E come Alonso? Ripete quello no, che no, oggi Alonso ha detto una cosa importante, secondo me. Perché di ha detto non che la Ferrari, Ferrari punta al secondo posto nel mondiale costruttori. Siamo praticamente dopo 6 gare concluse. La Ferrari, se va bene, spera di arrivare seconda. Se va bene, però, attenzione, per cui. Bisogna vedere un pochino che cosa succederà. Qui hanno portato delle modifiche alla macchina, ci sono infatti tra Raikkonen e Alonso delle differenze. Alonso per esempio ha le fiancate più corte, mentre invece Raikkonen ha la macchina con le fiancate più lunghe, c'è una paratia diversa per quanto riguarda il cofano motore e tante altre piccole cose. Quindi domattina, sperando che le condizioni meteo siano buone, incominceranno a fare questo confronto tra una macchina standard, quella di Alonso, e quella modificata di Raikkonen, per capire che cosa succederà è quella che potrebbe andare meglio, però non ci si aspetta decisamente dei grossi salti in avanti, ovvero. Cicca, posso fare una battuta ironica? Dimmi. Tu sai anche che due. Fra poco faranno il centenario della Maserati, hanno invitato Stirling Moss come alfiere, perché fu un grande allora. Probabilmente magari daranno una Maserati, che allora era l'antagonista di Ferrari, per poter prendere quei risultati che Ferrari fino adesso non ci riesce, non ci è riuscito. Ma guarda, la tragedia grossa è che su questa macchina non è che hanno capito molto, o forse se hanno capito dove bisogna intervenire, però la realtà è che non riescono a metterci le mani in tempi brevi, e purtroppo ne risente un po' anche la Formula 1, perché pensate un pochino, siamo alla 7ª gara del mondiale, quelli davanti tipo Mercedes vanno sempre forte, e dietro cosa facciamo? Abbiamo ancora 12 corse da raccontare, da commentare, quindi sarà un lungo avvicinamento alla stagione 2015, sperando che poi vada bene. E conoscendo bene Alonso, oggi abbiamo avuto delle parole di stima nei confronti di Marco Mattiacci, dicendo che sta operando bene, però in realtà Mattiacci è arrivato cosa da può circa dire, due dai. Mesi cosa può appunto, dire? Sta, cosa fa Mattiacci? Cioè, cosa vuoi che faccia? Dai. Franco, intanto posso dirti che sta facendo il carabiniere, nel senso che se una volta magari con i meccanici ci scherzavi, facevi 4 battute, adesso sono tutti quanti lì coperti e allineati, siamo tornati un po' all'antica. Effetto tolto. C'è quello che legge e quello che scrive? Sì, fa il cattivo, ma non funziona. Fa cattivo. Sì, sì, infatti. Beh, insomma, è lui che comanda, quindi a casa sua decide lui, eh? Sì, sì, assolutamente. Pernat e poi Palazzoli, scusami. Bernat, ciao. Senti, ciao bello, è possibile uno scambio Alonso-Vettel? A breve scadenza. Ma guarda, devo dirti che poco fa c'è stata una battuta, tra l'altro l'ho messa anche su Facebook, che c'era Massimo Rivola, che è il direttore sportivo della Ferrari, che si è abbracciato con Vettel, e quindi ho detto abbiamo lo scoop, Rivola che va in Red Bull. E Vettel ha risposto in italiano, ha detto no, grazie, preferisco che resti là dov'è, dico così magari vi ritrovate assieme. E il problema è che Vettel è decisamente arrabbiato per come stanno andando le cose in Red Bull, anche perché poi, diciamolo francamente, la prende nei denti da Ricciardo. Alonso è lì in una situazione che spera di avere una macchina migliore, però più di tanto non ne viene fuori. Tutti e due vogliono dimostrare qualcosa, uno che è bravo e un altro che non ha vinto 4 titoli per caso. Esatto. E quindi per dimostrare che non hai vinto 4 titoli per caso, cosa devi fare? Deve vincere andando in un'altra squadra. Bravo. E qual è l'altra squadra oggi che ti dà garanzie? Ferrari. Palazzoni? Se va bene. Cicca, ciao. Ascolta, una curiosità. Prima hai parlato che il tempo è così così, le gomme dure, ma hanno portato delle mescole abbastanza morbide, mi risulta. E poi l'altra cosa, Raikkonen. Sì, però ti dico subito che sono, per quanto morbide, sono sempre più dure rispetto a quelle corrispondenti che avevano prima. Perché vabbè, la tra più coppie, la con l'asfalto. Sì, esatto. Sì, sì. E l'altra dimmi. Cosa, Raikkonen ha festeggiato i suoi 200 Gran Premi che farà domenica o ha fatto finta di nulla? Ma guarda, visto che era in giro nel paddock oggi, probabilmente non gli hanno ancora detto che siamo a Montreal e che c'è da fare il Gran Premio del Canada, però siccome lui è qui, ha un paio di amici che hanno dei localini e chi è stato a Montreal sa di che tipo, probabilmente il modo per festeggiare l'avrà già trovato. Senti, Cicca, invece com'è l'ambiente tra i due galletti della Mercedes, Hamilton e Rosberg? Sono calmati o no un po' gli animi? Ufficialmente sì, però insomma a guardarli hanno capito che se la giocano tra di loro, quindi
hanno tutto da perdere nel momento in cui uno dei due dovesse fare una sciocchezza. Un'altra cosa importante, sta venendo fuori una storiella, però è tutta da verificare, io ci ho fatto anche un pezzo, sullo Yov Control, cioè ovvero il controllo di imbardata. Tecnicamente è un sistema che controlla quando la macchina va in sovrasterzo e quindi diciamo che secondo le regole con le centraline dovrebbe essere vietato. Pare però che qualcuno, grazie all'ausilio dei motori elettrici, abbia trovato una soluzione per così aggirare questo divieto, quindi grazie ai motori elettrici riuscire a controllare l'imbardata e automaticamente avere una maggiore trazione ed un controllo della macchina. Però se non c'è... Sì, non ci arrivano i tecnici, è chiaro che non ci può arrivare un giornalista. Certo, Paolo, ci mancava solo... Com'è che si chiama? Che almeno ci facciamo la YOV, YOV Control, controllo di imbardata. È bellissima questa cosa, qui ci trapaneranno gli zifoli per tutto il weekend adesso. Hai scatenato... Non credo. No, piuttosto sì. L'altra notizia è che ho incontrato Gunther Steiner. Gunther Steiner era l'ex responsabile della Jaguar Formula 1, era quello che l'aveva accompagnata nel diventare poi Red Bull, ed è il responsabile del team Haas Formula 1 che con i capitali americani, indovinate un pochino dove la stanno facendo? La stanno facendo a Varano, perché è Dallara che è incaricato del progetto e lui sta raccogliendo tutta quanta la squadra tecnica, debutteranno nel 2016 e siccome Steiner fu accompagnato alla porta dalla nuova gestione Red Bull, ho l'impressione che qualche sassolino dalla scarpa se lo voglia togliere. Beh dai, questo è bello, questa è una cosa, anche perché ci piace l'idea di Dallara Varano e una bella parte di Italia insomma che torna. Beh, insomma, Franco, Dallara ragazzi, sì, esatto. ha spopolato gli Stati Uniti con la Formula Indy, per cui voglio dire non Dallara è l'ultimo arrivato. Stati Uniti è un dio. Dallara che abbiamo incontrato recentemente nell'evento di Parma, che è stato la rivederci di Claudio Costa alla Clinica Mobile, però un Dallara assolutamente sul pezzo, preparato, che non ha lesinato anche qualche frecciatina a questa Formula 1 che evidentemente stenta a diventare quello che non piace, che non piace, non dai, piace, non piace, piace, non piace. Però Giampaolo è anche molto depresso, è anche molto depresso per il Parma, perché sai che lui è un tifosissimo del Parma, sì. E il Parma sta attraversando... Noi abbiamo dovuto mettere sulle carene della moto Pramac, non so se avete visto, il marchio del Parma Calcio. Come mai? Perché la Energit, che è lo sponsor principale, ha comprato il 20% delle azioni del Parma. Auguri, non lo so, però ti dico quello che è successo. Paolo, stavi dicendo corriamo ancora? Con scritto stavi Parma. Dicendo, poi ti lasciamo andare? No, dicevo che praticamente Steiner mi diceva che la squadra dovrebbe partire ufficialmente a settembre. Hanno una sede in America, devono decidere dove fare una sede logistica, probabilmente ne faranno una in Inghilterra, e quindi da Dallara tra simulazione, progettazione e anche lavoro di aerodinamici, ma la cosa più incredibile, forse più divertente, è che c'è un po' di personale Ferrari che finirà in Dallara per seguire questo progetto negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti se fai la Formula 1 devi essere legato a Ferrari, e se sei legato a Ferrari ovviamente c'è tutto un insieme di cose che potete facilmente capire. Benissimo Paolino, noi adesso andiamo avanti a parlare del Yov Control, perché ci hai veramente stuzzicato l'interesse, per cui faremo una serata solo su quello, per cui la gente sta già cambiando, sta andando con Virginio. Virginio è unicamente l'unico bravo, quindi sì, cicca. Posso dirti una cosa? Mi trovo ad avere una grossa fortuna, non mi devo strappare i capelli, vengono giù da soli. Grazie Paolo Ciccarone, buon lavoro, ci vediamo settimana prossima in studio, grazie Cicca. Benissimo, ci fermiamo un attimo, vuoi dire qualcosa Virgi, sullo Yov Control? Perfetto, bellissimo, grazie. Vi ricordo che siamo anche in diretta streaming su Pichi Pichi. Qua ci sono 50 gradi dove sono io, per meno cui male, perfetto, male. Fa un caldo pazzesco. Ci troviamo tra un minuto. Parleremo, oltre che del motomondiale di Formula 1, anche di Tourist Trophy e Herzberg. Che cos'è? State lì che lo scoprite. Intanto Ciccarone è ancora là, ci guarda tutta la sera. Ciao Cicca, ti vedo ancora. Ciao, torniamo subito. Ciao ragazzi, no, io devo lavorare. Ciao. Lavora, lavora. E Denicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. E ora? Ora si vince! Con gli sticker Erection Vigorsol e Vividant impari ogni mese 300 cuffie Bose. Cambia musica! Erection Vigorsol e Vividant, ora si vince!
Diavolin Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolin Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus S.p.A. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Classe B, 180 CDI Executive. Veicolo con cambio manuale, chilometri 3.000, a un prezzo di 20.000 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che avevi in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Lo studio dentistico del dottor Ghigo è un centro di protesi dentali altamente specializzato. Propone in offerta una protesi dentale completa superiore e inferiore senza palato a soli 950 euro, con possibilità di pagamenti rateali. Rivolgiti con fiducia allo studio dentistico del dottor Ghigo. L'offerta è valida solo entro fine mese. Ben ritrovati Griglia di Partenza. Saluto e ringrazio al telefono con noi un personaggio che di vicissitudini nelle moto, insomma di storie di moto ne ha viste tantissime, è stato protagonista dalla Parigi-Dakar a chissà quante altre cose, Tony Merendino, che saluto e ringrazio perché lui adesso è all'Isola di Man. È l'Isola di Man, per cui parliamo anche di turistrofi, perché chiaramente noi, Tony, se ci senti, ci dai conferma, sei? Ci sono, ci eccoci, sono. Ciao, grazie innanzutto per la disponibilità, vento. Ciao. Che vento! Allora, noi siamo stati, credo, i primi in Italia a trasmettere, nel lontano 2002, per cui abbiamo sicuramente un rapporto particolare col turistrofi, la Northwest e tutte le gare, le road races britanniche, però ahimè, notizia di questi giorni, la 232esima vittima, per cui sicuramente è una disciplina che qui da noi balza agli onori della cronaca soprattutto per la sua drammaticità e poco per le caratteristiche. Io direi che mentre sentiamo com'è l'ambiente lì, Tony, so che sei lì tra l'altro con qualche pilotino di qualche anno fa ma ancora molto carico e probabilmente girerà questo fine settimana su questo mountain circuit, ti chiedo com'è l'atmosfera, perché evidentemente noi abbiamo una percezione di questo campionato, c'è un problema sulla clip, mi sembra di capire, per cui adesso la ripristiniamo. Tony, com'è l'ambiente? Bah, diciamo che l'ambiente qui si può vedere da due punti di vista, come appassionato di moto e che ha vissuto anche gli anni 80 con i circuiti cittadini eccetera, è un ambiente che
è molto emozionante, pieno di passione. È sicuramente un mondo diverso da quello che noi conosciamo nei GP di oggi. È l'atmosfera, i piloti, il paddock, quest'isola che vive della gara è sicuramente una cosa che colpisce, affascina. C'è poi il risvolto della medaglia che qui però non viene avvertito, è una cosa che praticamente per loro è un altro mondo, è una cosa quasi inevitabile, ecco. E qui non basta, Tony, correggimi se sbaglio, poi ti passo gli altri amici che hanno sicuramente domande da farti, non basta essere dei professionisti veri, perché è morto l'ultimo morto in ordine temporale, Carl Harris, che qui ha vinto, è stato tre volte campione britannico, mi sembra, della super sport, sì, credo. È morto Bob Prince, insomma, muore anche gente in passato, da Robert Dunlop alla Northwest, David Jeffries, insomma, gente che queste piste le conosce, queste strade, poi alla fine di questo trattasi, le conosce veramente come le proprie tasche. In realtà non basta, perché qui evidentemente il rischio è elevato all'ennesima potenza, stiamo vedendo delle immagini spaventose, viaggiare a 300 all'ora tra marciapiedi, cancellate e pali della luce è sicuramente diverso che correre in pista. Ho fatto un giro del circuito in auto e al di là di quello che tutti gli appassionati sanno, che è impossibile memorizzarlo, ci sono mille cose, però è una cosa vederlo nei filmati e una cosa percorrerlo, è veramente incredibile la velocità che tengono, perché è un circuito velocissimo e poi non ti permette l'errore. È praticamente impossibile, qualunque errore lo paghi carissimo, è veramente una cosa che non mi aspettavo fosse così, sono sincero. Giovanni. Tony, ciao, sono Giovanni, due cose volevo chiederti, quando sei partito so che eri scettico come lo sono io nei confronti di questa gara, volevo sapere se per caso hai cambiato opinione, l'hai rafforzata, insomma, qual è la tua opinione, e poi se mi puoi fare un confronto con la Dakar che tu ami, hai fatto milioni di volte. E altra gara che io reputo personalmente troppo pericolosa, se magari puoi fare un parallelo tra le due competizioni. Ciao Gio, io sono venuto qua da appassionato perché ho visto tante gare in moto, ho vissuto tante gare in moto e questa mi mancava. L'ambiente ti affascina, devo dire la verità, da appassionato di moto, perché l'atmosfera che c'è, vivi con i piloti, è una cosa veramente bellissima. Esiste solo qua, è un altro mondo, è una cosa che finché non vieni probabilmente non so, non riesco a spiegarmelo neanche adesso. E comunque qua è un mondo proprio completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Detto questo, se vogliamo fare un paragone con la Dakar, che è una gara altrettanto pericolosa, cioè una gara pericolosa che io amo, alla Dakar, anche se ci sono velocità e con gli spazi, l'errore viene più perdonato, invece qua non viene perdonato per niente. Adesso non sta a me dire se è logico farlo o non è logico farlo, perché le persone decidono con la loro passione di farlo e quelli che sono qua, per loro è una cosa normalissima, non so cosa dire. Poi, se per contro lo vediamo con tutto il lavoro che abbiamo fatto nella sicurezza nel motomondiale, è sicuramente un ambiente completamente diverso, però ognuno può decidere di quello che vuole fare, secondo il mio punto di vista. Giustissimo, Pernat e poi Palazzoli, poi voglio parlare di Costa. Ciao Carlo Pernat, ciao Tony. Ciao Carletto. Ciao bello. Allora, senti un po', io sono contrarissimo a questo tipo di gara, proprio non al 100%, al 150%. Tanto è vero che qualche pilota professionista in passato si era anche avvicinato, ma parlo di passato. Poi dopo chiaramente di piloti professionisti, e mi pare giustamente, neanche l'ombra. Mi sembra diventata una gara tipicamente inglese, dove vanno i piloti inglesi, chiamiamoli un po' col rischio di, forse anche con la voglia di correre in questo mondo, secondo me, da pazzi, che magari per una caduta loro godono, scusa la parola, ora faccio una provocazione. È una gara tipicamente inglese che va, secondo me, eliminata. È pericolosissimo, ogni anno si sa che muoiono delle persone, non è più uno sport agonistico. In circuito ogni tanto purtroppo ne muore uno, ma è un discorso diverso. Qualche volta succede, Tony, sei meglio di tutti quante ne hai fatto. Ma qua è una ricerca proprio al suicidio,
Cioè, per me è una gara da eliminare e chiedo a te se la pensi così oppure, affascinati in questo momento da quel mondo, pensi che sia diverso, ecco. Le osservazioni che fai tu, Carlo, sono tutte logiche e severe. Una gara tipicamente inglese che può esistere solo qui e in nessun altro posto, e la partecipazione è quasi tutta di piloti inglesi o di lingua inglese. È un fenomeno. Sono d'accordissimo che non sia inserita in un campionato niente, perché è una gara che ha molti rischi. È altrettanto vero che chi partecipa lo fa cosciente, perché qui vivono in una dimensione dove effetti il rischio è la chiave della partecipazione a questa gara. Non mi sento di poter giudicare chi lo fa, anche se obiettivamente la pericolosità esiste, non lo dobbiamo dire né io né te. Certo. Beh, Palazzoli, poi il dottor Costa, e vedo che Virginio non guarda il monitor, e poi gli chiedo se è perché... Sì, ciao, sono fugge Palazzoli. Da questa cosa o se invece... Ho sentito che anche tu hai fatto un giro di pista, diciamo, anche se sono strade battute tutti i giorni dal traffico e ci sono addirittura in molti tratti i muri che proteggono dal vento, perché ricordiamo che all'isola di Man c'è spessissimo un vento molto forte e quindi hanno fatto dei... Quindi sì, io sono uno che nella preistoria ha fatto anche la Milano-Taranto e devo dire che erano gare d'altri tempi, pericolosissime, com'è pericolosa questa. Però volevo chiederti una cosa, ho sentito che Dunlop ha vinto ancora, è considerato un dio, penso, nell'ambiente. Sì, beh, è vero, cioè qui c'è proprio il mito di questi piloti che corrono, che sfidano i tuoi strofi. È vero che c'è il vento sul mountain, è un modo, è una gara che viene vissuta più come una sfida forse che come una gara, Palazzolo. Adesso ti dico, io sono qua e... Una pazzia. Cioè, purtroppo esiste e c'è gente che si appassiona. Beh, purtroppo esiste, dipende, cioè, per qualcuno dirà, io credo, quest'isola credo che decuplichi la sua popolazione, no? Nel mese di giugno, vero Tony? Per cui evidentemente loro dicono per fortuna che esiste, perché evidentemente è una dimostrazione di una passione. È chiaro che poi, come diceva Carlo, è una gara con un grado di pericolosità talmente elevato che sembra addirittura assurda, però insomma... Fa comunque parte di una storia, no? Soprattutto del Regno Unito, perché esiste da più di 100 anni. Sì, poi vado d'accordo. 7, credo, qualcosa del genere. Tra l'altro io ho qua con me Mario Donnini, che è un esperto, Maurizio Bombarda e Marco Riva, che sono cari amici, siamo un gruppo, se qualcuno vuole chiedere qualcosa a loro. Beh, Mario, grandissimo esperto, lo sentiamo volentieri. Nel frattempo chiedo a Costa, grazie Tony, se rimani con noi o se ci passi Mario, non lo so, però Costa cosa ne pensa di Tanto questo? Tanto saluto Tony Merendino. Certo. Ciao dottor Costa, ciao. Un abbraccio. Vorrei venire lì con la clinica mobile. Ah, ce ne sarebbe bisogno. Ce ne sarebbe bisogno, ha detto Pernat. Aveva il microfono chiuso. Avresti un sacco di lavoro. Faccio un intervento che come al solito vorrei che uno non aderisse a quello che io dico, ma avesse la possibilità di riflettere per avere lui il suo pensiero per una cosa così, diciamo così, mitologica e pericolosa come il turistrofio. Nel 1976 io divento medico della Federazione Internazionale su una Bruce. Rodil Del Valle pone il problema se il turistrofe deve continuare come gara di campionato del mondo. Tutta la platea tace, lui sta per dire la famosa frase questione regolata e io alzo la mano e dico l'Italia e io mi oppongo. Praticamente mi tiravano giù per le braccia e tutto, ma l'opposizione è stata fatta, per cui è stata mantenuta, è andata ai voti e il turistrofi ha perso il titolo, cioè non valeva più per il campionato del mondo. Meno male. Su e questo, io ne sono d'accordissimo. Un momento. Io su questo tornerei, se oggi tornassi a Bruce dopo 35 anni, alzerei nuovamente la mano. Perché in una gara così pericolosa non ci deve essere un titolo, non ci deve correre per il campionato del mondo, perché molti piloti sarebbero costretti
ad andare a correre. Detto questo, d'accordissimo con te. Detto questo, nel momento in cui si toglie quella che è un condizionamento per cui il pilota è obbligato dalla casa, dal team, dalla classifica ad andare a correre, io credo che il Tourist Trophy sia come tante cose che capitano nella vita di tutti i giorni agli esseri umani, che molte volte ci capita di avere davanti un mostro, di andare dentro una grotta dove c'è un mostro. Il Tourist Trophy io l'ho paragonato a una grotta dove c'è un mostro. Però ho anche consigliato a quelli che ci vogliono andare dentro questa grotta a sfidare il mostro di andarci nudi, senza nessuna arma, perché le armi, gliele dà, gliele concede solo la divinità. In questa maniera posso dire che il Tourist Trophy rappresenta un po' quello che è il destino di tantissimi esseri umani che a un certo momento devono entrare nella loro vita in una grotta pericolosa dove c'è un mostro, per ritrovare quello che è un qualcosa di loro stessi, un qualcosa della loro personalità nascosta. E quindi quelli che... è un motto inglese, perché non ci vanno solo gli inglesi, scusami Claudio. Ma gli inglesi lo sanno perché ci devono andare, perché all'isola di Man i gatti hanno la coda mossa. Allora tutti siamo affascinati dal gatto, dalle sue capacità, dal suo istinto naturale, da tutto. Però mancandogli la coda vuol dire ricordati che tu, se vai a correre, il gatto che ti accompagna alla partenza del Tourist Trophy ti dice tu stai decidendo anche di perdere la tua vita. Assolutamente sì. Tony, io vorrei sentire il parere di due ragazzi, due giovani rampolli della Moto3 Team Italia che sono qui con noi, Andrea Locatelli e Matteo Ferrari. Cosa ne pensate voi? Guardando quelle immagini lì, la prima roba che ti... No, io sono molto appassionato del Tourist Trophy, infatti ho qualche filmato a casa e li riguardo spesso perché un po' mi affascina e mi piacerebbe proprio non parteciparci, ma comunque andare a vederlo, perché credo che sia una cosa... Non parteciparci perché? Perché comunque dici troppo si rischioso. Si vede che è rischioso, ecco, si vede, perciò non ci parteciperei, ma comunque andare a vedere è una di quelle gare belle. Cosa me. Ti servirebbe per correrci? Più follia, più pazzia, più palle, non lo so, dammi... Credo che sia un po' come una gara comunque dove corriamo noi, che dal momento in cui parti, che si spegne il semaforo... diciamo si chiudono gli occhi, ecco, vale tutto e anche qui è un po' così. Qua bisogna essere però sicuramente un po' più fuori di testa. Matteo, cosa ti manca secondo te rispetto a quei piloti lì? Che cos'è che dici, stasera vai a casa, ci ripensi, dici cos'è che c'hanno loro? Ma più no. Di me per decidere, avere le palle di andare dentro a correre? Nel senso, sono piloti come noi sicuramente, solo che... Ma gli piace sicuramente molto di più il rischio, cioè anche a me piace il rischio, però non... Non mi piace fare una gara di questo genere, mi piace vederlo, ma c'è troppo rischio secondo me. E col rischio dopo non si vede quello che va più forte, o cioè si vede solo quello che magari ha più fortuna e resta in piedi e riesce poi a vincere. Però per esempio le gare che facciamo noi comunque c'è sicurezza, quindi chiunque può esprimere tutto il suo potenziale in sicurezza e questo a me piace. Ok. Virgi, vuoi dire qualcosa? No, ti ho visto un attimo scosso, ti chiedo scusa, non vorrei aver... Ma io dico che, come approvo quello che dicevo poco fa il dottor Costa, nell'esprimere questo tipo di sensazione o sentimento o emozione, poi ognuno ne trae una conclusione personale, quindi io non dico sono contro, approvo, abolirei, io dico soltanto che ho provato... l'acqua calda e l'acqua fredda, nel senso che quando ho iniziato a correre molti circuiti erano circuiti assassini. Io ho avuto la fortuna, il mio destino è stato quello di non terminare i miei giorni su una pista, su un circuito, e lo devo anche a quel signore che ho là di fronte, che si chiama dottor Marcello Claudio Costa, e molti di noi sono mancati, molti di noi non ce l'hanno fatta. Quando ho iniziato a correre mi sono detto ho 50 probabilità su 100 di terminare la carriera, e quando sono andato su certe piste mi sono detto se io continuo a correre su queste piste ho 90 probabilità su 100 di non terminare la carriera. Quando ho provato il vecchio Nürburgring e ci ho vinto, ci ho fatto due volte il record della pista, mi sono detto adesso basta, perché
dopo essere caduto più volte a 200 all'ora, un paio di volte a 250 all'ora, la racconto perché ripeto ancora Claudio Costa, Beppe Russo che mi ha rianimato, arresto cardiaco. Allora ti domandi anche se è giusto che tu faccia questo, se il senso di rimorso che io ho provato dopo aver vinto una corsa al Nürburgring e riflettendo tra me e me mentre ero a letto la sera guardando per aria, pensando alle imbarcate che mi ero preso quel punto, sull'altro punto, e tu ti chiedi ma quanto di soddisfacente c'è aver messo a repentaglio la mia pelle perché ho rischiato. Allora da quel giorno lì mi sono detto basta. Poi un giorno ho rischiato ancora in pista, perché tutte le altre volte ero al 99.9 periodico, non ero al 100%, cioè ho sempre tenuto qualche cosa di riserva, o almeno l'impressione avevo di aver tenuto qualcosa. E quella volta è stata a Imola, dopo che ero caduto il giorno prima in prova, dopo che Claudio Costa mi aveva preso per i capelli. Mi certo, gli hai dato del lavoro a sto uomo, sì. Capito perché era così stanco, Claudio. Esatto. E quel giorno in corsa, dopo aver fatto una dozzina di giri e dopo ogni qualvolta arrivavo al tamburello, curva da 250 all'ora circa, nonostante io volessi tenere aperto la mano, faceva questo perché avevo ancora quella vibrazione sull'avantreno, perché ero caduto il giorno prima, perché era morto poco tempo prima Pat Evans, un pilota americano, il quale, chiedendomi di spiegargli la pista, gli raccontai la pista facendogli il disegno sulla fiancata ancora da lavare, quindi aveva preso l'acqua il camion di Gallina, e approfittando di quella patina gli ho tracciato il circuito di Imola, gli ho detto l'unica cosa che non devi fare è cadere in questo punto. E quando ho deciso in quel momento di tenere aperto o di fermarmi, ho tenuto aperto, però mi sono reso conto dopo la corsa che quella decisione poteva costarmi decisamente quello che era costato il giorno prima, che però mi era andata bene e poi in corsa mi è andata ancora meglio. Ecco perché, ritornando a quel tracciato che io lo reputo assassino, il Tour Istrofi è una pista dove... Assassino, ma affascinante, assassino. O assassino? Non me ne frega niente di questo tipo di fascino, okay, sinceramente. Okay, okay. Cioè, il pilota è un elemento che dice, per metterla volgarmente, sul sesso, ce l'ho più lungo di quello lì. E non vai da nessuna parte con ce l'ho più lungo di quello lì, o ce l'ho più grosso di quello lì, o c'ho due palle così che lui non ha. Alla fine non è questo il contendere. Okay. Ecco perché anche trovando piloti come Joe Dunlop, che era il Joe Dunlop quello vero, non quello meno vero che è suo fratello, il Joe Dunlop, anche Robert non era scarso, anche Robert nelle gare quando si parla di Dunlop, ragione, il famoso Dunlop è Joe, che è morto qualche anno fa. L'ho avuto più volte avversario nella F1 quando ho vinto il titolo. Lui era uno di quel genere, fuori di testa. Ma quando io sono arrivato ad Androd, ho visto la pista, mi hanno chiesto l'ingegnere Martini, ma dai, io gli ho detto, siamo arrivati ad Androd. Abbiamo fatto un giro di pista con una macchina della compagnia a noleggio delle auto, e terminato il giro ho detto no, io qui non ci corro. Mi ha detto ma dai, aspetta almeno le prove. Ho atteso le prove del giorno dopo, ho fatto un turno di prove, ho fatto tempo a vedere un ragazzo che si era schiantato contro un terrapieno dove c'era filo spinato, vacche al pascolo, eccetera. L'ho visto colore di questa poltrona, talmente era diventato cianotico, e sono tornato in box e ho detto stop. Ricordo in quel frangente un pilota tedesco, Klaus Klein, che entrò nella tenda nostra Bimota, mi chiamò e mi disse il giorno dopo non l'ho più visto, il giorno dopo si è lasciato la pelle. Incredibile. Tony, sì. Tony è ancora lì, Tony, hai sentito tutto? Ci sono e ho sentito tutto, okay. Sono pareri più autorevoli dei miei, perché no. Mio figlio, abbiamo fatto anche un pezzo di strada assieme, Costa, non sa bisogno di parlare.
Io ribadisco quello che ho detto, come ex team manager che ha lavorato dalla fondazione di Riotta per la sicurezza, è tutto giusto. In parallelo, come appassionato, subisco anch'io il fascino del Turistrophy, anche se convengo che è una gara inglese, tipicamente inglese, in un contesto nel nord dell'Europa dove si arriva a su Marte. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Chiarissimo. Io Franco ti passerei i donnini se vuoi. Che io ho un'incombenza pubblicitaria, sono in ritardo di un quarto d'ora. Tony, se lo salutiamo però volentieri, se ce lo passi che Claudio vuole ancora dire una cosa. Grazie Tony nel frattempo. C'è una cosa. Lo passo al volo, grazie a voi, grazie a mille. Tutti ragazzi, ciao. Claudio. C'è qualcosa che mi ha fatto riflettere, Virginio. Se il giorno prima è stato rianimato perché aveva un arresto cardiaco e aveva delle ferite in tutto il corpo, anche ferite profonde, e la mattina dopo si è presentato da me, che ero il medico di corsa, e mi ha detto: Claudio, voglio correre. Cioè, a quel punto io ho sentito la sua emozione in quelle parole, voglio correre, quindi anch'io mi sono contagiato. E quindi, contrariamente a tutti gli altri intorno, che sono quelli che possono dire che il Turistrophy è pericoloso, a un certo momento ho detto sì, lo puoi fare. E mi ricordo mio padre che mi prese per un braccio e poi mi ha detto: sei sicuro? Dico: sono sicuro perché me l'ha detto lui, me l'ha detto il pilota. E quando lui è andato dentro, sicuramente i primi giri il tamburello ci è passato, a, diciamo, togliendo un po' di gas. Però dopo lui si sentiva mio fratello: servizio cronometraggio, giro più veloce, Virginio Ferrari, 1.56.1. Servizio cronometraggio, giro più veloce, Kenny Roberts, 1.56. Nuovo giro eguagliato veloce, Virginio Ferrari, 1.56. A quel punto c'è un qualcosa che dobbiamo dire, che nella vita, in particolare del motociclismo, che ho servito per 42 anni, il pilota si mette a giocare a scacchi una partita meravigliosa, che è quella che gioca contro una signora vestita di nero. E perché lo fa? Che lo faccia al tamburello Imola, che lo faccia al Turistrophy, che lo faccia in qualsiasi momento della sua vita in pista, fa una cosa meravigliosa, gli porta via il tempo a quella signora e gli dice: tu signora non sai che cosa vuol dire portarti via il tempo, anche se tu alla fine vincerai la partita. Grazie Claudio, salutiamo anche Mario Donnini velocissimamente, purtroppo è la mia, Mario. Sì. Ciao. Ciao Franco. Ciao Mario, so che vabbè, sei lì a divertirti, tu sei uno dei più grossi Franco, conoscitori del Turistrophy. Purtroppo siamo andati un po' lunghi, Mario, e devo veramente purtroppo lanciare la pubblicità, anzi per fortuna che c'è. Però se avrei voglia, rientro dalle fatiche del Turistrophy, se avete voglia di fare un salto a trovarci, ci farebbe molto piacere poter continuare questa discussione, Mario. Tu sei... Comunque, che posizione prendi alla luce di, insomma, delle tragedie, ma anche della passione con cui tutto il mondo segue il Turistrophy alla fine? Allora, guarda, io sarò breve. Io vengo qui da 20 anni, quindi questo credo che dimostri il mio atteggiamento nei confronti della corsa. Mi limito a dire che rispetto a chiunque abbia un'opinione diversa dalla mia, ho sentito le parole del dottor Costa e, come sempre, hanno che di poetico, oltre che di intellettualmente onesto, e come tale mi sento di sottoscriverle. Aggiungo e termino dicendo che noi appassionati di motociclismo, e soprattutto persone autorevoli, che non sono solo appassionate, che hai a fianco a te, che di motociclismo sanno molto più di me, comunque sanno tutti che il motociclismo è in ogni modo e in ogni sua esplicazione uno sport pericoloso. Quindi non ci nascondiamo dietro il dito che correre al Turistrophy è da matti e andare a correre da un'altra parte è da sati. Non esistono né matti né sati, esistono degli appassionati, rispettiamoli tutti. Punto 2, e poi termino. Nei confronti di un alpinista che fa montagne e vette da 8.000 metri abbiamo un profondo rispetto, non diciamo che è matto, diciamo che è un esperto che affronta scientificamente un problema e lo risolve nel migliore dei modi, rischiando la pelle. Lo stesso rispetto che dobbiamo all'alpinista, che dobbiamo all'appassionato di bungee jumping, che dobbiamo all'appassionato di parkour e a tutti a coloro che fanno sport estremi, compreso il free climbing e compresi anche quelli più antichi
come quello di scalare le montagne, ebbene dobbiamo doverlo anche a chi corre Tourist Trophy, perché né più né meno che fa un atleta, è un atleta che fa una cosa estrema e lo fa con libertà, con consapevolezza e con maggior scientificità, perché sa che deve evitare l'errore e mette in conto che può accadere. Un applauso al dottor Costa per la citazione del settimo sigillo di Beckman, che mi manda a cena tranquillo e contento, e sono felice di aver parlato. Grazie Mario, vi aspettiamo quando volete, bravo. Divertitevi, buon lavoro a Mario Donnini e a tutti gli amici, grazie anche a Tony Merendino. Noi ci fermiamo, siamo in gran ritardo, ma devo fare gli auguri di buon compleanno a Sergio Campana. Scusami Sergio, ma diventi vecchio come noi, per cui auguri. Grazie. Non spero, per la gara. Spero di festeggiare sul podio il mio compleanno. Ce l'auguriamo, chiaramente. Chiaramente. Torniamo grazie. Subito un minuto e parliamo di moto mondiale. Ma non è... Siamo tutti. Certo, potevamo forse mancare. Allora questa grigliata la facciamo o no? Ragazzi, ci penso io, sono un esperto di brace. Esperto di brace, ma cosa stai facendo? Carta, legna, no guarda, lascia stare, Per fortuna che ci siamo noi donne, vero? Ma che brace perfetta! Certo, è merito di Diavolina Accendigrill Ecologico, come fai a non conoscerlo? Diavolina Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolina Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Ma che bontà! È tutto merito della cuoca? Ma no, è tutto merito di Diavolina! Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Duo, l'accessorio 2-in-1 per accendere e ravvivare la brace di caminetti e barbecue. Opel a Milano e Denicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. Salve, siete benvenuti alla Mondoflex. Finalmente è arrivata la bella stagione e se dormire è importante, riposare bene è indispensabile. La soluzione c'è alla Mondoflex. Tante novità, stiamo distribuendo questo volantino con reti e materassi a prezzi veramente interessanti. Vi faccio un esempio: rete con alzata motore a 5 snodi a soli 390 euro, oppure questa comodissima rete con un materasso in EcoCell anallergico ed ergonomico a soli 580 euro, con in pagamento rateali senza interessi. Ma con l'arrivo della bella stagione si ha voglia anche di rinnovare la casa. Poltrone, divani, letti, tessili in ferro battuto delle migliori marche. Venite nei nostri negozi oppure visitate il nostro sito. Vi renderete conto dell'alta qualità dei nostri prodotti. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. Ben ritrovati amici miei. Allora, partiamo dalla Moto3, perché vabbè, io sono abbastanza seccato per il trattamento che hanno tutti i nostri piloti italiani, nel senso che nel dopogara, e qui tiro le orecchie anche un po' al mio amico Reggiani, all'amico di Zam, che tante volte mi ha sgridato dopo fuori giri che non parlavamo di Dovizioso, e aveva ragione il Reggio, perché lui è un uomo di sport, un pilota, un campione, spesso ci ha sgridato, però nel dopogara, è la prima volta che ho visto il dopogara su Sky, zero citazioni né per Bastianini, per Tonucci, voi due...
appartenente a solo Sky, appartenente a nulla. Noi facciamo i grandissimi complimenti a Fenati, però secondo noi c'è un bel gruppo di piloti. Noi abbiamo anche un, li abbiamo riassunti, manca Bagnaia, abbiamo avuto un problema al computer, però insomma siete 5 o 6 che veramente andate molto forte e ci piacerebbe che il movimento piloti italiani fosse sostenuto. È vero che poi si va a magnificare chi ha vinto in maniera tra l'altro veramente molto spettacolare, però un Bastianini che alla sesta gara di campionato era in testa al Mugello, secondo me caduto per sfiga non sua, cioè buttato per terra, secondo me meritava un po' più di attenzione. Lo stesso Tonucci secondo me ha fatto una gara straordinaria. Voi due siete un po', però siete in quel gruppetto lì di immediati seguitori, non mi sembra di avervi sentito citare neanche una volta, per cui io questo non lo so. No, ve lo dico io, perché non voglio coinvolgervi, però insomma questo per arrivare alla constatazione che c'è un bel gruppo di piloti italiani. Era tanto che non si vedeva un gruppo di piloti secondo me così potenzialmente forti da puntare al mondiale con Fenati, ma anche altre posizioni ci interessano, no? Cosa... Io non dico niente. Poi c'è già una mail per te sui capelli, te lo sì? dico. E io e te siamo bastonati per i capelli. No, per il ciuffo? Non dice niente, ma comunque quando ci sono dei ragazzini, cioè che sono dei fanciulli che sbocciano, c'è chiaro che chi vince va portato sul podio e va portato sul gradino più alto e va magnificato. E delle volte va anche adorato dai tifosi. Però tutti questi ragazzini che corrono, che io nell'ultimo anno che ho fatto di clinica mobile, che vedevo, hanno sempre portato nella clinica e quando li incontravo l'ebbrezza del loro sogno che avevano negli occhi. Quindi portare questi ragazzini a far conoscere alla gente, si fa conoscere quanti sogni hanno i fanciulli e quanto credono in questi sogni, e insegnerebbero agli adulti a imparare un po' a vivere, perché senza sogni non si va da nessuna parte. Giusto. Non si trova neanche la strada di casa. Bello. Prendiamo subito una telefonata e poi voglio sentire su questo argomento anche Zamme e gli altri. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Danilo. Hai chiamato per dire qualcosa anche o solo il nome? No, assolutamente. Io seguo Andrea nel mondiale. Sì. Tanti, Andrea quale? Andrea, scusa, Andrea Locatelli. Vorrei soltanto dirgli una cosa. Bisogna mettersi molto cuore per correre il moto mondiale. Allora aspetta, Andrea quale? Dovizioso, Andrea è tuo, sai che Danilo è? Danilo Fazzini, lui mi conosce. Va bene, ok, allora, scusa, se ce lo dice anche noi almeno capiamo. Ok, per cui non ho capito il senso, io ti chiedo scusa, sono un po' rincoglionito, però Danilo, cosa vuoi dire? Cioè, è un rimprovero? È un complimento. Non lo so, non l'ho inteso. No, è solo un complimento, perché l'ho visto domenica al Mugello, ci ha messo molto cuore, ha guidato come pochi, non aveva praticamente la moto all'altezza giusta e ci ha messo tutto quello che doveva metterci. Benissimo, adesso ho capito di più Danilo, ti chiedo scusa, ma eri un po' questo, ermetico . E perfetto, grazie mille della tua telefonata, cosa hai da dire? Ma niente, ho messo... Non come ti spaventare, me lo conosci no. Io. No, ma è stato positivo. come sempre ci ho messo del mio, poi un po' di sfortuna ci sta un po' perseguitando, però teniamo duro e lasciamo le spalle quello che passa e cerchiamo di migliorare. Ma è così cattivo come sembra sto Danilo qua? Sono stati bravi tutti e due domenica, perché anche Matteo ha preso i primi punti, quindi bravo Loca, ma bravo anche Andrea, nel senso che bravo Matteo che ha fatto i primi punti del Team Italia, ha corso bene... Deve anche fare meglio. Ha già sottolineato. Io insomma credo che loro abbiano guidato quindi, anche sopra dire, tanti sono, problemi. Sono no? stati anche in bagarre tra loro due, erano addirittura in zona punti tutti e due. Bravo. Poi il nostro Loca ha avuto un inconveniente tecnico che già altre volte è accaduto. Insomma, si sta lavorando. Speriamo che Mahindra correre il pari. Va bene. Silvia, alzi la Margherita. Franco, perché? Comunque per Andrea Locatelli c'è anche il nostro fans che ci scrive da Monza, fa la porchiera, si chiama Alice, gli manda un grosso... La porchiera. Anche tu hai capito la porchiera. Infatti era già interessato. Vabbè, e c'è il nuovo capello, no? E gli manda un grosso abbraccio. Ah, va bene, era per questo, va bene. Bergani, sei un po' che non vieni e ci hai ritrovato belli carichi, vedo che ogni tanto fai delle smorfie. No, vabbè, ma è chiaro, Sky sponsorizza una squadra e fa le trasmissioni, ovviamente sono di parte, no? Per cui leggermente. Poi...
comunque c'è il contorno. Però scusami, permettimi, scusami, però Italia 1 era in chiaro, questi qua cioè, dobbiamo anche pagarli, li paghiamo tutti. Vabbè, e non è corretto, fa parte, però fa parte del discorso. Ma non è vero, porca allora, miseria, è normale, siamo in Italia, ci sono degli interessi. Una parentesi, Berga, non è proprio tutto vero quello che dici, che perché non è tutto vero quello che dice, perché onestamente, Franco, durante le prove ma lascia esprimere Alberto, no, ma io dico non mi ha fatto finire, sì, ma... no scusami, no vabbè, io adesso non perché sono di parte, perché Bastianini è mio, però un ragazzino che alla sesta gara ha già le mani, aveva dimostrato una maturità clamorosa senza farsi tirare dentro in bagarre inutili, questa gara se l'è giocata, è stato davanti, era lì, è stato come dire tirato giù niente proprio di meno che da Miller, da Marquez, cioè ha fatto una caduta come dire celebre. Però a me piace perché è uno che non ha una concentrazione fortissima, e gli vede in faccia che ha la grinta giusta, va forte e non sbaglia, e questo errore non è suo, certo. Per cui secondo me lui veramente ha qualcosa da dire nel prossimo futuro. Lui come secondo me questi qui scusa, io ho captato la tua zicata, però scusami Carlo, tu sei uomo di comunicazione, sì, ma che vengano a intervistarvi durante le prove libere devono riempire con dell'aria fritta, allora, no? Io voglio dire, c'è una differenza fra io nel dopogara, le prove e la gara, sono d'accordo con te, però hai ragione, però nelle prove Sky viene spesso a intervistare il Team Italia, nelle prove diciamo sia quelle ufficiali, quelle libere, loro lo sanno. Nella gara non si comportano bene, sono d'accordo con te. Qui sono d'accordo con te, sulle prove no, perché fanno tutti gli italiani. A me non li vede nessuno. Non è vero, sulle prove vanno, fanno le interviste ai piloti. No, la nel senso che va a io parlo della gara. Nella gara hai ragione, dovrebbero loro andare a cercare gli italiani dove sono, puntualizzarli e dire qualche cosa in più. Che poi alla fine, chiaro, magnificano quelli che vincono. Come cosa ci vuoi fare così? Come diceva Reggiani, i famosi giusto. Conflitti di interesse. Caspita, qui siamo. Quello non è conflitto, è peggio. Abbastanza lampanti. Sentiamo un'altra telefonata, mi fa piacere ce ne siano molte al centralino. Pronto? Pronto, ciao Bob. Come ti chiami? Sono Dennis dalla Spezia. Ciao, dalla Spezia. Ciao, vai. Ciao. Volevo fare un grosso saluto al signor Virginio Ferrari, al Carlo Pernate, al Vesuviano, dottor Costa, e ti volevo chiedere un piacere. Due se posso. Se è possibile. Dimmi. Uno, vabbè, dopo dire anche a Virginio, anche a Varano l'11 maggio, quando c'era a Legend, parlavano della tua pole, che sei diventato... Beh, mi piace, mega. Sì, mi piace che ne abbiate parlato, mi piace della sì, mia... Sì. Ti volevo chiedere una cosa. Vai. Se hai tempo, una delle tre trasmissioni, di dedicare un 10 minuti, un quarto d'ora all'amico Doriano Romboni. Bravo. Ma certo, volentieri, con piacere, hai fatto bene. E avevo già parlato con Pernat, non che so ne abbiamo se l'ha detto. Volentieri, parlato, volentieri, sì, anzi. Ciao Carlo. Ciao Bella, hai fatto benissimo. Ciao, molto, saluta molto bene. Virginio. Va bene. Di fronte a me. Ti ringrazio, saluta tutta la Spezia. E grazie ancora per la trasmissione. Grazie a te, grazie per la fedeltà, per seguirci. Ciao. Ci fermiamo un minuto e torniamo, abbiamo moltissimo di cui parlare. Te la sei presa per i capelli? Io. Dalla porchiera, ma non devi. No, almeno non c'è la parrucchiera che mi pettina. La porchiera, sei fortunato da Monza. Torniamo subito, un minuto. Il tweet è l'interpretazione dello scooter a ruote alte di Peugeot, linee assolutamente eleganti ma allo stesso tempo sportive, è uno scooter molto dinamico, molto semplice, dai bassissimi costi di esercizio e ha tre motorizzazioni molto interessanti. Tweet, in ruota alta di Peugeot scooter, elegante ed eclettico, dalle linee delicate, dal profilo dinamico, coniuga maneggevolezza, facilità di guida e personalità. Peugeot Tweet unisce dettagli di stile e praticità, design pulito e accattivante, riflessi e particolari cromati, faro anteriore al manubrio, pedana piatta, pedane passeggero ripiegabili, portapacchi di serie e ampio sottosella per un casco jet con visiera, ruote da 16 pollici. Peugeot Tweet è disponibile in diverse varianti cromatiche, dalle più classiche ed eleganti alle più particolari e modaiole. A completare questa già ricca dotazione c'è una gamma di accessori optional, eleganti e funzionali. Il motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, 10 cavalli e mezzo di potenza, quanto basta per essere sempre scattanti e pronti in ogni occasione. Il serbatoio super capiente 5 litri e 7, freni a disco anteriori e posteriori da 226 mm. E poi il Peugeot Tweet consuma pochissimo e pesa solo 109 kg, va bene per tutti!
e potrai divertirti a personalizzare il tuo tweet con la lunghissima lista di accessori. Il Peugeot Tweet è disponibile in tre cilindrate 50, 125 e 150, prezzi incredibilmente bassi. Vola nelle concessionarie Peugeot Scooter di tutta Italia. Opel a Milano e Denikar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denikar. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Allora bambini, oggi interrogo tabelline, 3x3. Ma Fassina, maestro! Ma come Fassina? E tu, 3x3? Ma Fassina, maestro! Ma maestro Franco, anche i bambini lo sanno, da Fassina è iniziata la grande operazione Fassina 3x3. Cambi la tua vecchia auto per una nuova pagando piccole rate e dopo 3 anni decidi se riscattarla oppure se rifinanziare la quota rimanente o se restituirla a Fassina e acquistarne un'altra. Semplice, no? Bambini, adesso ho capito! 3x3 fa proprio Fassina! Con Fassina non sbagli mai! Eccoci, ancora telefonate, tantissime, via, passiamone subito un'altra. Pronto? Pronto, come ti chiami? Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Loredana. Ciao Loredana. Parlo da Pesaro. Da Pesaro? Ciao, bene, sì. bene. Ciao. Vai. Ti volevo dire una cosa, Franco. Dimmela. E sì, come una bandiera, vai dove ti porta il vento. Sì. Va bene, e vai, vai, vai. Parli bene di chi vuoi. E non ascolti le persone e mi meraviglia della gente brava che è lì accanto a te. Va bene. Capisco il motivo della tua trasmissione. Se per offendere la gente o per cos'altro. Sono 600 puntate che offendiamo la gente, Loredana. Sì, ma ora più che ora. Sì, Se, Loredana. Con Sky avrai i tuoi buoni motivi. Ma secondo me, no, ma metti, non mettere giù, perché secondo me tu chiami perché sei un po' parte in causa, se ho capito bene chi sei. Perché no, però non hai offeso la gente. È che diciamo le cose come stanno e capisco che a qualcuno, soprattutto se ha qualche parente che lavora a Sky, gli dia magari un po' di fastidio. Ok, grazie Loredana della tua telefonata. Salutami tuo figlio. No, l'ho capito io. Vabbè, comunque ragazzi, cioè io dico le cose come stanno. Come ho detto che abbiamo sbagliato in passato, l'ho premesso, quando Reggiani ci sgridava aveva ragione ed era assolutamente lecito e più di una volta abbiamo beccato delle stridate. E qui si vedono delle cose e siccome paghiamo per vederle, io lo dirò fino alla nausea. Quando vedo una roba sbagliata lo dico. Mi spiace Loredana perché evidentemente sono 600 puntate che non ci segui. Ok? Zan. Allora, io naturalmente non so cosa è stato detto, non ho visto il dopo gala, soprattutto quello. No, ma secondo me cosa non è stato detto? No. Io difendo questi ragazzi qua, non difendo me, però io difendo loro. Sottolineo, in generale. Sottolineo anche che all'interno del team che io chiamo VR46, invece dovrebbe essere chiamato Sky Racing, Sky eccetera, sì. Comunque parlano solo di Fenati. Non parlano neanche di Pecco Bagnaia, che è loro, e mi colpisce che Valentino Rossi, che nella vita fa il pilota e sa perfettamente la fatica che si fa, come lui sottolinei sempre, gli fanno la domanda su Fenati e poi lui ci aggiunge sempre anche Bagnaia, dice sì, anche Pecco è andato bene ma è stato sfortunato, certo. O ha fatto una bella gara, eccetera. Ma vedi, questo dimostra il fatto che Valentino è uno sportivo, no? E mentre invece l'atteggiamento di altri non è professionale. Però mi fa specie che fanno, voglio dire, all'interno del loro team parlano alla fine solo di Fenati, perché vince, perché è bravissimo, perché se lo merita. Quello che ha fatto domenica al Mugello secondo me è straordinario nell'ultimo giro, prima il sorpasso all'esterno all'arrabbiata, poi l'intelligenza di far passare i rivali, certo, ha fatto
una serie di cose vincenti che l'hanno portato a vincere, appunto. Ti voglio ricordare però, che è nato nel Team Italia Fenati. Esatto, e questo vedi Carlo, quindi, il discorso stiamo qua, arrivando a Andrea a e Matteo sono della forza di Fenati, nel senso che si stanno affacciando al mondiale. Fenati ha vinto un gran premio col Team Italia, non l'ha vinto con nessun altro, quindi dobbiamo dire grazie a questo tipo di lavoro. Poi bravissimo Valentino, ma per carità, ma per carità, ce ne fossero tre di team Molte Gresini, Valentino, beh, se ci fossero tre Sky ci sarebbero tre team, tre team alla fine, probabilmente sì, no, sarebbe una cosa meravigliosa, però tutto nasce da un progetto della federazione di 2-3 anni fa, ragazzi. Certo. Si vedi la differenza, certo. Scusami, sì. In Spagna la Movistar che alla regione fa un team di MotoGP. Noi abbiamo un team di Moto3, no, ma va bene così, mai fatto quel team. Sergio, no, ragione, Campana e poi l'altra telefonata. Secondo me stanno cercando un po' di creare, come dire, un po' di personaggio nella Moto3, che è una categoria dove ci sono dei piloti molto giovani che comunque la gente non conosce molto, e Fenati che comunque ha avuto qualche buon risultato qualche anno fa, un pochino se ne era parlato anche per, come dire, un futuro Valentino Rossi, no? Quindi secondo me stanno cercando, calma, di promuovere quel pilota, calma, che può futuro Valentino, no, ma un pilota che può promuovere e può attirare un però po' l'appassionato, non è una giustificazione, dai, cioè, alla fine concentrare tutto su un pilota solo secondo me è un po' una strategia che lascia il tempo che trova, non è una cosa, cioè, intelligente, è una cosa se che però fatto a livello attira, di marketing va bene nel breve, ma alla lunga, ma serve per attirare secondo me più interesse poi nei confronti dell'italiano di Fenati, che conosce comunque, dopo guarda la gara, poi dopo può anche apprezzare gli altri piloti, cioè secondo me è come dire un richiamo alla categoria, però in generale, ma meno male che c'è Fenati, ragazzi, voglio dire, sì sì, ma qui stiamo parlando di una Moto3 che finalmente ci giochiamo qualcosa, che erano anni che l'Italia era fuori dalla Moto3, i primi che arrivavano erano 15esimi, 16esimi, ricordiamocelo bene. Quindi sto lavoro che viene fatto a monte, che adesso a valle lo porta anche Valentino e Gresini, ma ben vengono, che parlino di Fenati, però non dimentichiamoci che nasce tutto di qui. Bravo, bravo Carlo, nasce tutto di assolutamente qua, e nascerà ancora tutto di qua. Perfetto, scusami, verga, no, poi no. Male, cioè la Sky ha un team, è normale che parli più del suo team, in più vince, ci sta, cioè è logico. Non è normale. Sì, anche per non azzeccare un po'. Dire che quella è la culla da dove possono nascere i campioni è bello, però quando c'è il campione in un momento storico come questo, io non voglio parlare se viene fatta per uno scopo, ci sono delle finalità, dico solo questo, che se la gente vede un ragazzino come Fenati che comincia a vincere, diventa un qualcosa come Napoli. Napoli, certi sono felici perché c'è San Gennaro che fa i miracoli. Ma secondo loro. Aspetta, aspetta un attimo. Tutti, E c'hanno Maradona perché pensano che anche in una casa umile, in una casa di tutti i giorni, possa nascere un Maradona, che quindi non è più una cosa difficile. Per cui se qualcuno in televisione, nei libri o in qualcosa, come nelle favole, c'è sempre un protagonista, e questo protagonista va a finire nel cuore della gente perché gli dà la sensazione che questo bambino prodigio possa nascere anche nell'umiltà delle loro case, e quindi sicuramente si fa anche un bene psicologico in un momento dove praticamente la gente fa fatica a prendere il biglietto per andare al Guarda che ne guadagna il sistema Moto Italia, nel senso che più giovani tiri su dall'inizio e più ne escono fuori, e più il sistema parte da 14 anni, quindi ci sarà veramente quindi culare quello che è il vincente, culare il sogno, culare quello che è l'idolo, culare quello che è il mito, sicuramente porta la gente inconsciamente un vantaggio psicologico non indifferente. Questo lo dico da dottore. Tutti. Prendo un'altra telefonata, pronto? Lo facevo tempo fa. Certo, lo fai ancora. Pronto, telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Pronto, ciao, sono Antonio da Castelleone, Cremona. Ciao Antonio, vai. Una considerazione volevo da voi. Prima di tutto un augurio alla trasmissione, un augurio particolare a Arturo Merzario e a tutti voi. Grazie. Ecco, troppo buoni. Volevo chiedere, tanto a Zamagni quanto a Pernat, Lorenzo in questo momento, che io già pensando giusto, calmo e tranquillo, Valentino Rossi secondo voi quante volte ci starà davanti? Voglio una risposta. Va bene, te la diamo dopo la pubblicità, sempre che al rientro questi non ascoltino Loredana e vadano via tutti schifati da questa trasmissione che parla male della gente. Non è colpa nostra. No, noi parliamo sempre bene. Vi ritrovo dopo la pubblicità. Assolutamente sì. Vai via o ti trovo? Sempre a tuo ci penso. Ci stai pensando? Al tuo fianco, sempre.
Vabbè, quindi, no, lui è già una banderuola, perché ha detto ci pensa. Io ho detto e questo già non mi piace. Già mi lascia lì. Samagni, tu sai come la penso io? Io no. Vado avanti? Torniamo subito, un minuto siamo con voi. E Denicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. E ora? Ora si vince! Con gli sticker Rexon Vigorsol e Vividant impari ogni mese 300 cuffie Bose. Cambia musica! E i Rexon Vigorsol e Vividant, ora si vince! Diavolina Green Power è la nuova formula ecosostenibile di Diavolina. Intuitivo, pratico, di facile utilizzo, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. È realizzato con sole materie prime naturali e non contiene petrolio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto. Tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza. Potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro. Anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza. Puoi. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale, con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Ducati Monza, un grande showroom di 250 metri quadri ed un'area assistenza e ricambi di oltre 500 metri quadri a Monza in Viale Sicilia 102, tutto dedicato alle rosse di Borgo Panigale. Ducati Monza si propone di vivere il mondo Ducati insieme a tutti gli appassionati e, perché no, dare la possibilità a chi ancora non la conosce di avvicinarsi a questo mondo e di apprezzare tutta la sua qualità e sportività. Ducati Monza offre test ride, rimessaggio, noleggio, tagliandi, assistenza, revisioni, finanziamenti leasing e abbigliamento e accessori. Ducati Monza, Viale Sicilia 102 Monza e sul web ducatimonza.it. Allora, tante mail, tanti pro, tanti contro. Qualcuno dice: ma Bastianini era ospite del dopogara di Sky. Io non ho visto quella con Reggiani, Gianola e Paolo Lorenzi e non ne hanno parlato. Poi il resto non so cosa hanno fatto, di altre trasmissioni non ne ho viste. So che Locca però voleva scatenarsi su qualcosa. Cos'è? No, io non volevo dire. No, tu l'hai detto e dovevi dire qualcosa. Perché loro mi prendono in giro. Vabbè, dillo lo stesso. No, sono loro che devo raccontare. Cos'è? No, perché durante tutti i viaggi salta fuori sempre qualche cazzata, tipo, diciamo. Tipo? È partita una cosa bella, sai, zona Bergamo, Selvino. C'è un intercalare conosciutissimo che è Pota, oppure quella originale che tutti gli italiani dicono. E loro gli ha preso gusto. Allora, la mamma manda un messaggio: mi raccomando Andrea, comportati bene, bla 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 bla, e soprattutto non continuare, Andrea, a ripetere quella parola, ha messo F puntini puntini. E lui ha risposto. Pota. Raccontala tu la risposta, però. Io gli ho scritto: mamma, però ogni tanto figa ci vuole. Beh, sei stato delicato. Oh, è una cosa sana, eh. Sei stato delicato. È una cosa sana. Però poi non l'hai più detto. Scusa, Bob. Sì. Invece Matteo deve raccontare quella,
quella di Rocca quando stava rientrando dai box che aveva avuto un problema, però lui è perfetto per raccontarla. Come allora, eravamo in Qatar, prima gara del moto mondiale, e praticamente il primo turno, a parte che ha fatto un giro in più, ma è normale, Loca è così, dopo la bandiera scacchi si è scatenato, ha fatto un giro in più, però ci stava. Poi bacia quando arriva. Sì, e già nel primo turno, alla fine gli si era spenta la moto. E praticamente non tornava più, io ero al box, non tornava più, lo cercavamo tutti, a un certo punto si vede che arriva a spinta, tutto sudato, era tutto rosso. Si sente da lontano, figa! No, sembrava. E poi sente, che arriva col freno, no? Tutto, la moto si è spenta! È stato bellissimo. Però stato bellissimo. Tu comunque che vi capite verità. Che se il vostro dialetto sì. Non è lo stesso, no. Figa la capisce anche. No, cioè, ma è una e basta, quella lì, è quella. No? Poi, esatto, vabbè. Silvia, cosa stai ridendo? Perché ridi? No, che anche da casa hanno capito tutto, secondo me. Sì, lo capito anch'io. Allora, bello così, perché dovete essere voi stessi, ridere, vivere questa età, che alla base deve essere il divertimento. Poi se devi dare la sportellata al tuo amico, dai ugualmente, perché lui farebbe ugualmente. Perché per essere piloti veri, scusa, bisogna essere bastardi dentro, ricordate. E belli fuori. E poi tutta la sera fuori, Beh, penso insieme. Che al Mugello ci siamo divertiti un po', dai. Era la prima gara che abbiamo fatto. Quella dell'aeroporto, delle disquisizioni, disquisizioni sulla parte superiore del. Allora, secondo me, se ci dai il là. Ma andiamo sull'intimo proprio, eh. Molto pesante. Ma pesante? No, però. Perché se ci riusciamo, mi dovete aiutare, se riusciamo a far dire al dottor Costa le categorie. È una roba, professor, è una meraviglia. Lui ha fatto proprio, ha declinato l'universo femminile per categorie, esatto. Ma con dei nomi. Avete presente, dottor Costa? L'opposto di quello che potete immaginare. È una roba meravigliosa. Secondo me ce la possiamo fare se ci impegniamo. No. Ma è spinta quella roba. Non ce la facciamo? No. Beh, bisogna che io sia ebro, ma non bevo mai. Ma neanche se. Comunque, ti voglio dire una cosa: lì vedo un signore, un bel pilota. Io qui l'ho perdonato quando l'avete massacrato perché si è permesso di cercare di inventare una partenza. E io ho detto che il perdono che gli davo non era una cosa cristiana legata a Gesù che sulla croce perdona quelli che l'hanno crocifisso e massacrato e torturato per farli diventare senza, diciamo così, innocenti rispetto al peccato che avevano fatto. Ma perché con quel perdono volevo disperatamente che lui tornasse, ed è tornato, sono di nuovo qui, ed è tornato meglio di prima, ed è tornato con la voglia di poter ancora stupire e rendere ebra la gente quando lo vede. E dobbiamo anche rispondere al nostro amico. Quindi il perdono serve. Vai. Ho una domanda per Costa. Fagliela. Se posso. Allora, Lorenzo al Mugello è stato perfetto. Super estivo. Aspetta. Ha fatto una cosa diversa. È andato oltre la perfezione, ecco. Ha ricominciato a rispolverare un qualcosa che aveva perduto di vista, che era parafuera, lo ricordate come lo chiamavate? Va bene, però parafuera chiamavamo, perché a un certo momento è andato oltre la perfezione, ha spianato 14 giri cronometricamente tutti uguali, ha poi fatto dopo, cagare 4 gran premi, alla fine parliamoci chiaro, alla fine perdonato o non perdonato ha fatto cagare 4 gran premi, vabbè, diciamo, se tu lo perdoni lui è son di nuovo qui. Allora, lui, quindi è andato oltre per cercare di battere Marquez. Marquez è andato oltre Lorenzo perché la mattina Marquez si è accorto che Lorenzo era tornato. Ha allungato la sesta perché ha detto: se all'ultimo giro ce l'ho ancora, io lo stacco la San Donato. Prendo 20 metri, chiudo tutti gli sportelli e vado. Vai avanti, fammi la domanda. Vai che ti interrompo. Scusami. Lui è andato oltre, però alla fine ha vinto sempre Marquez. Io vorrei capire, sì, ma psicologicamente non è una cosa che ti rafforza o ti indebolisce prendere paga dopo aver fatto tutto perfettamente? No. Gli dà la sensazione di poter combattere con Marquez. Marquez, quello che lascia stupiti, sbigottiti, è che lui la mattina abbia capito cosa succedeva all'ultimo giro, perché lui ha allungato la sesta, ha preso dei rischi nel warm-up che io non me ne intendo molto, però i rischi li vedo. Li ha presi perché sicuramente lui sapeva che alla fine, all'ultimo giro, lui doveva tirar fuori il famoso coniglio dal cappello. E l'ha fatto perché quando è arrivato alla bucine, che ci è andato dentro alla disperata Marquez, l'altro ci è andato oltre, ormai andava a Firenze, capito quello che ti voglio dire?
Quindi adesso Lorenzo è nella condizione di fare questa gara a Barcellona, carico in maniera da poter anche vincere. Però Marquez sarà già a casa a studiare tutto quello che potrà capitare per vedere di leggere prima la gara e mettere nuovamente Lorenzo però secondo. C'è anche un motivo. Certo, uno quando si chiude nella sua cameretta dice questo qui non lo posso mai battere, perché o gli succede qualcosa o se no lui li massacra tutti. Si chiude nella cameretta per studiare come lo deve battere. Ma quell'altro si chiude in cameretta e pensa questo non lo batto più. Perché no, quello pensa di batterlo a Barcellona. Lui pensa. Mi hai fatto una domanda psicologica, non ci ha rimesso, anzi, credo che Lorenzo abbia avuto la sensazione di vedere dentro se stesso quella che è la sua grandezza come perfezione di guida, che ci ha impressionato, stupito in questi ultimi tempi. E in più è andata a cercare quel ragazzino incredibile che lo chiamavano Porfuera. Che è l'unica arma che lui ha, non la perfezione, perché Marquez fa oltre la perfezione e quindi perde Lorenzo. Quello che è importante invece è che Lorenzo sappia che anche lui può andare oltre. Per adesso è andato oltre, che ormai andava a Firenze, però all'ultima curva di Barcellona può darsi che non vada oltre e che quindi arrivano in volata. Però io dico una cosa, io faccio il manager. Tutte le volte che tu sei lì nelle prove davanti e poi Marquez ti stampa sempre il miglior tempo nelle prove libere, nel warm up. Però in gara. Io sono abbastanza d'accordo con Claudio. Stai parlando con uno che adesso comunque lui si è un po' ricaricato. È arrivato il fenomeno, è arrivato uno dei più grandi campioni, forse il più grande campione che sia nato da quando io vedo i moto mondiali dal 49, e che c'è un certo punto di vista, vedrete che vi stupirà tutti. Qui non mi avete assolutamente seguito, molti non mi hanno seguito. No. Adesso, con lui, che sono contento che parla così, ci siamo accorti chi è. Io non ho detto che Marquez perde a Barcellona, perché Marquez è già là a casa a studiare come deve fare per vincere. Ma perché lui cerca di vincerle tutte e sicuramente potrebbe essere anche in grado di fare delle cose incredibili che possono sbigottire. Però questo è tornato e ha fatto vedere che sicuramente ha delle carte da giocare. Qual è la carta che ha preso lui al Mugello? Che ha smesso di essere la perfezione, ma anche lui comincia a imparare ad andare oltre. Stavolta è andato oltre, che ormai andava a Firenze a trovare la cattedrale. Lui fa il medico. Io sono più figlio di brava donna, essendo adottato, e faccio il manager. Con grande rispetto alla mamma, Sì, rispetto, adottato, detto, cioè. Per cui rispetto. Non è solo questo, sta attenzione, che dopo 4 gare o 5, che veramente Lorenzo non era Lorenzo, siamo d'accordo? Ma giusto, okay. La classifica. Sapendo anche che Valentino ha già firmato, anche se non lo dice, diciamoci le cose come sono, per 2 anni, c'è un ingaggio da prendere, perché Lorenzo si è anche offerto un Ducati e Ducati gli ha detto di no, la Suzuki i soldi non ce l'ha, Lorenzo rimane lì dov'è, tanto per essere chiaro, ma se faceva ancora delle gare così, tu pensi che gli dessero 6-7 milioni di euro che prende adesso? No, poi aggiungo un'altra Io faccio un manager, un'altra cosa. Sono due cose diverse. Franco, che tu sei genovese, faccio il manager e poi sei genovese. Appunto, cade un penny morino. Daglielo a un lombardo. Cade un euro morino alla mischia. A un lombardo. Sulla sua lapide ci c'era scritto: cade un euro morino alla mischia. Ecco, invece sulla sua scrivono. Però quello qui che riposa per la seconda volta Claudio Costa. Però. La seconda cosa che dire, cioè Marquez è un'emozione che decide le magie. Lorenzo era la perfezione. Lui mi ha fatto una domanda, la domanda io ho risposto. Lorenzo al Mugello non ha dimostrato di essere il vecchio Lorenzo, quello al quale eravamo abituati, alla sua guida perfetta. Sta cercando anche di andare oltre per cercare di competere con quello che è fondamentalmente un'emozione che decide le magie. Ora, battere le magie è quasi impossibile, ma lo si può fare solo se si ha la volontà di andare oltre e di rischiare. E poi c'è un'altra cosa di differenza, che uno, i soldi, come dice lui, l'altro ha vinto 6 gare, quindi in testa al mondiale. Lorenzo, quante gare ha fatto schifo? 4-5. Bene, cos'ha da perdere? Niente. Ho capito, perdeva l'ingaggio. Poteva continuare a dire praticamente a correre come prima. Giovedì al Mugello, non l'ho raccontata perché ho detto: signori, guardate queste emozioni che stanno capitando in pista, perché
colpiranno il cuore di tutti e saranno sempre per sempre anche nel mio. Nonostante il commento di Capirossi, tra l'altro. Che non no, sentito. Io Capirossi gli voglio molto bene, è il mio pilota. Beh, come commentatore. Non permettete di parlare male di Capirossi. Era il pilota, qua chi ce l'ho tolto. 22 anni senza operarlo mai, è un bel record con tutte le cadute che ha avuto. Okay. Per cui, signori, siamo di fronte a una bellezza e un'ebbrezza del moto mondiale, quindi godiamocela tutto. Benissimo, anche perché Antonio Marquez è l'emozione che decide la magia. Lorenzo è una perfezione che per poter combattere deve andare. Voglio Vergara. Allora, dopo la pubblicità, sì, anche perché Antonio del Cremona ci ha parlato anche indirettamente di Valentino, cioè voleva sapere le prestazioni di questo qui alle mie spalle, come vanno a modificare il futuro. Dopo la pubblicità, però, giustamente. Stai lì, ti fermo. Pausa, tac, altrimenti poi Loredana dice che devi andare anche via. Valentino, poi vado a casa. Vabbè, no, no, ci fermiamo un attimo, ma poi torniamo, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme e Loredana avrà già girato, mi sa, Zam. Secondo me sì. Torniamo subito. Dallo showroom di Nolan Group vi do il benvenuto a una nuova puntata di Discover Nolan Channel. Oggi chiederò ai nostri piloti d'eccezione Marco Melandri e Claudio Corti di spiegarci quali sono i requisiti che hanno fatto sì che l'N64 sia definito un ottimo esemplare da strada. A voi la parola, ragazzi! L'N64 nasce per un habitat stradale. Le sue qualità lo rendono ideale in ogni condizione di utilizzo, sia che si voglia fare un lungo viaggio, sia che si voglia utilizzare per gli spostamenti in città. L'N64 vi darà grandi soddisfazioni. Guardate che design sportivo e grafico originali, proprio come quelle del mio. Con un integrale così non si passa certo inosservato. Qualche dettaglio sui contenuti? La calotta dell'N64 è realizzata in policarbonato con taglie che vanno dalla XXS alla XXL. Nella parte superiore troviamo due prese d'aria che insieme a quella della mentoniera e dell'estrattore posteriore garantiscono un ottimo sistema di ventilazione. Gli interni sono nuovi, amovibili e lavabili, molto confortevoli e la visiera a sgancio rapido è predisposta per le visierine antiappannamento Pinlock. Ragazzi, e come se non bastasse, mi hanno avvisato dalla regia che è un casco dal prezzo molto contenuto. Per oggi è tutto dal Discover Nolan Channel, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che tutti i caschi Nolan Group sono interamente prodotti in Italia e garantiti 5 anni. Opel a Milano e Denikar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denikar. Diavolina ha un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore. Il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolino sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Lo studio dentistico del dottor Ghigo è un centro di protesi dentali altamente specializzato. Propone in offerta una protesi dentale completa superiore e inferiore senza palato a soli 950 euro, con possibilità di pagamenti rateali. Rivolgiti con fiducia allo studio dentistico del dottor Ghigo. L'offerta è valida solo entro fine mese. Parco della preistoria, un appassionante salto nel tempo, un viaggio lungo 4 miliardi di anni per scoprire dinosauri, tirannosauri, mammut, uomini delle caverne, tutti a grandezza naturale e ambientati in un fantastico parco secolare. Venite a scoprire un mondo che sembrerà fantastico, un mondo che vi saprà divertire e arricchire. Il piacere di una giornata immersi nel verde con comode attrezzate aree picnic, bar e un interessantissimo museo. Parco della Preistoria, a Rivolta d'Adda, via Ponte Vecchio 21. Eccoci qua! Allora, ci sono tantissime mail, ce n'è una molto carina per Pernat, dai, leggigliela subito, da una signora. Sì, caro Pernat, mi raccomando bambini, tappatevi le orecchie da casa. Dai, abbiamo Monica che è abbastanza arrabbiata con te. Insomma, Carlo, dici che Lorenzo ha fatto cagare per 4
Gran Premi. Ma Rossi, che ha fatto cagare per 3 anni, cosa non dici? Non è male, però. È stata. T'ha cuccato, eh? Io penso che Rossi in 3 anni si sia scaricato e ha ripreso un'altra volta. Speriamo che Lorenzo ha già terminato, fa prima, anche più giovane, quindi ha possibilità di farlo. Va bene, allora andiamo a sentirlo. Se l'hai girato cosa bene, devo fare? Torna ad essere. Cosa Silvia? Si è arrampicato un pochino. Sì, no, però dai, è stato un bello scambio. 3 anni, ti ho detto che si è scaricato. Posso giustificarlo io. Allora, in Ducati uno che vince non c'è ancora stato dopo Stoner, per cui qualcosa c'è che fa far fatica. Per cui Valentino ha subito, quando poi fai fatica gli dai su un po'. L'anno scorso ha ripreso, ma l'ha detto anche lui, gli mancava l'essere competitivo. Quest'anno secondo me giù il cappello, perché sta facendo una stagione clamorosa vista l'età, e devo dire la verità, lui ha combattuto dai Capirossi ai Gibernau ai Melandria, cioè li ha passati tutti. E anche il Marquez della situazione, cioè secondo me merita, non per i 9 titoli mondiali, ma per quello che sta facendo. Li ha battuti tutti, forse Marquez è l'unico che non ha battuto. Non ha ancora battuto, però. Ha battuto l'anno scorso ad Assen. Marquez è arrivato secondo. L'anno scorso ad Assen eravamo probabilmente impegnati nel vedere quello che è stato, diciamo così, l'emozione di Lorenzo che esce dalla sala operatoria e direttamente va in pista e arriva, come hai detto prima, esagerato. quarto, quinto, che quelli che sono i mezzi di informazione, quelli che sono i mezzi televisivi si sono dimenticati che Marquez Assen aveva una frattura in una mano e una frattura in un piede. E siccome io faccio il medico e li curo, e allora ero ancora nella clinica e li curavo ancora tutti, io sapevo questa cosa, ma Lorenzo con la sua impresa aveva praticamente, diciamo così, offuscato. In un certo senso conquistato il cuore di tutti. Però se non ci fosse stato Lorenzo, io avrei cantato quella che era l'impresa di Marquez, che nonostante 2 fratture è riuscito ad arrivare secondo. Giustissimo a ricordarlo, però effettivamente manca un pochino questo confronto. Cioè il confronto ad armi pari Valentino Marquez pende totalmente. Infatti, a confronto credo, di Marquez, credo no? Che un bambino, certo. Un fanciullo, credo che se io potessi leggere quello che era nella sua mente, penso che lui abbia detto, vabbè, lui ha una frattura, io ne ho 2, cioè mi segui? Credo che questo pensiero gli sia balenato in testa. Marquez è proprio un caro armato. Però diciamo, anche da quel punto di vista tutti vogliono il loro riconoscimento, perché datevi una colpa metafisica tutti, perché ci siamo dimenticati di cantare uno dei più grandi campioni che abbiamo avuto in questi ultimi 10 anni, che è Stoner. È Stoner, il fatto che nessuno l'abbia cantato, nessuno l'abbia portato a vivere l'ebbrezza del numero uno, di quello che praticamente stava oscurando quella che era, diciamo, la stella di Valentino, credo che sia stato uno dei motivi, non dico il motivo, ma uno dei motivi che l'hanno spinto a tornare nei pascoli dell'Australia. L'unico che l'ha sempre sostenuto Stoner dall'inizio, capito, è stato io. Ho capito, ma non potete dire. Dico con orgoglio. Scusate, non potete Stoner, giustificare Stoner. Uno dei Stoner, pochi che l'ha sostenuto dall'inizio. No, io parlavo. No, non potete, scusate. Ora va a dire. No, un pilota che dopo aver vinto se ne va alla 4ª gara, fa una conferenza stampa e manda quel paese ma tutti. Non saprei alla 4ª gara. Vero. Alla 4ª gara va ma a dire. Stava poco bene, va a dire. Era ma che malato. Sì. No, aspetta, Claudio, tu ti riferisci alla prima volta che sei andato. No, lui si riferisce all'addio. No, perché c'ero io. No, qui lui si riferisce all'addio, all'addio al KRC, e alle Mans ha fatto una conferenza stampa dicendo che si era rotto le scatole di questo mondo. Quello che ho detto tu. Aspetta un attimo, che era un mondo perverso, che non ci trovava più. Tanto ha preso l'ingaggio fino a fine anno. Se sei un uomo te ne vai alle Mans e dici non prendo più soldi, me ne vado come avete fatto schifo. Vabbè, però non però ha corso, Carlo. Già ha rinunciato. Vabbè, il modo con cui l'ha fatto male. Cioè praticamente ti ha detto quello che ti ho detto io. Allora. Sì, lo fai a fine anno. Beh, vabbè, questo è un discorso di tempistica. Io ho detto il modo, attenzione. Io ti do. Non lo giustifico. È una tempistica quello. Che io la concedo. Poi quello che la concedo a Perla, però no, per lui ha detto esattamente lo quello fare, che ho detto, cioè, io. Virginio, virgi poi la telefonata. Ma per quale motivo si devono sputare sentenze? No, appunto sentenze. E come no? L'hai appena fatto.
No, ho detto che non lo giustifico. Non ho detto che un gran pilota è il più bel pilota, velocissimo, più bello che ci sia. Non giustifico come si è comportato. Ma secondo me invece è da applaudire, è da rispettare, proprio perché ha detto quello che pensava. Alla quarta gara può darsi di sì. No, il fatto è che nessuno dice quello che pensa in questo mondo perverso, come tu l'hai appena accennato. Io non l'ho giustificato. Perché? Perché tutto quello che accade, compreso quello che dicevamo l'altra volta, Zan, il discorso dei motori che vengono sorteggiati, eccetera, nessuno lo dice, non è vero. Non lo so. Non ci sono sorteggi, per esempio. Perché nessuno lo dice? Lui ha avuto prove, il coraggio di dire, eh, di denunciare certe cose, e tu gli vai contro. Non gli vado, no, io non ho trovato, ho detto che lo poteva dire non alla quarta gara, quando c'è ancora un campionato. Ma uno lo dice quando gli va di dirlo. Ok, io posso quando dire. A te brucia il culo di una cosa, lo dici quando ti brucia, giusto o no? Ma Virginia, non ho capito. No, faccio professionista, prendo 9 milioni di euro. Scusami, non lo so. Ma cosa c'entra? Cosa? Tu avrai una soglia del dolore là, lui là da un'altra parte, ho e detto, ognuno fa quello che vuole. Non non capisco per quale motivo non si devono rispettare le opinioni e le idee degli altri. Ma non ho detto che non è un'opinione, ho detto che ha sbagliato la tempistica. Ma chi lo dice che ha sbagliato? Me, chi lo dice? Per te? Ma allora, scusa, di... Non secondo ho detto me, finito, non lui ha sbagliato, Virginio, il governo doveva fare. Virginio, quello che lui ha detto, aspetta un attimo, forse non ci siamo capiti, no, vabbè, calma, vabbè. Ma dove? Ho solo detto che ha ragione di quello che ha detto, che ha sbagliato tempistica. Non ho detto altro. Ma chi lo dice che ha sbagliato tempistica? È una mia opinione. Su questo non siete potrò d'accordo. Averla? Ma non appunto. Veri allora devi dire, secondo detto me un'opinione. Non ha sbagliato tempistica. Ma allora devi parlare in un altro modo, devi esprimere il tuo pensiero in un'altra maniera. Per me ha sbagliato, secondo me. Certo. Ecca. In una parola loca, in una parola loca, appunto. Passo al prossimo Gran Premio della Lega, le qualifiche al Team Italia, perché voglio vedere come lavorano. Vergani, poi la telefonata. Senti, ma possiamo litigare, vero? Sì, sì. Adesso pensa se il disegno di Suppo era Stoner, Marquez insieme, che squadra sarebbe mai venuta fuori? Cavolo. Che meraviglia. Cavolo. Mi manca non vedere quello Stoner, Marquez lì, insieme sarebbe stato una roba Mi manca non vedere quello scontro, penso che vincerebbe Marquez comunque, siete d'accordo? Non lo so. Va bene, sentiamo l'amico da casa, chi è pronto? Bella domanda. Non lo so. Aspetta, te lo chiedo. Chi è? Come sei? Come nella chiami, Mercedes? Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Domenico, sono di Varese. Ciao Domenico di Varese, vai. Allora, niente, io praticamente sono d'accordo con voi, no, lì in studio, secondo quello che state parlando, no, riguardo a Marquez, a Stoner, no, quello che sta succedendo lì. Però ragazzi, non litigate, dai. Anche se è bello vedervi lì che vi prendete fuoco, però dai, non litigate qua. No, la mia era una considerazione. Io sto vedendo, no, praticamente Valentino dall'inizio di quest'anno che sta rimontando, mi piace Valentino, io sono un valentiniano fegatato. Non si è capito. E seguo Valentino fin proprio dagli esordi. Però quello che sto vedendo quest'anno mi piace. Però, magari mi sbaglio, no? Correggetemi voi dopo. Ma se Valentino ha i tempi buoni, trovava un Marquez, com'è che faceva? Perché io vedendo anche ai tempi buoni di Valentino con Stoner non prendeva quel margine che sta prendendo oggi Marquez. Cioè Marquez, ragazzi, viaggia proprio su un altro pianeta, cioè okay. Questo è un fenomeno. Giusto. Per me è sempre stato un fenomeno, però sì, è un fenomenone. Ok, corretto, e penso che ti possa rispondere Zan, perché Valentino comunque c'è andato su questo discorso in una dichiarazione dopo. Ha detto che gli sarebbe piaciuto avere l'età di Marquez. Sì, gli ha detto che gli sarebbe piaciuto sfidarlo, se ricordo bene il senso di intervista, a parità di età, e dice però con tutti i rischi che poteva comportare, perché poteva anche essere, dice che mi suonasse. Perché tutti stiamo parlando di Marquez e dimentichiamo proprio che ha un'età in cui sta facendo anche mentalmente delle cose fantastiche, cioè ha senz'altro delle doti fantastiche, ma anche di cervello c'è, perché fa delle cose che... Però Zan, se non mi ricordo male, Claudio Costa proprio questa sera ha detto che potrebbe essere il campione più forte, il campione più forte che personalmente ha visto, e ne ha visti tanti in 42 anni. Beh, sì, per cui vuol dire che lo mette... I fatti danno ragione a Marquez e al dottor Costa, assolutamente. È chiaro che sarebbe stato bello vederli allora. Ma secondo me, signori, io non voglio dire...
alla moto, e gli avversari. Uno ha, Valentino sta facendo una cosa magnifica, credo che abbia riscoperto quello che è il suo talento, l'abbia preso sotto braccio, l'ha carezzato e lo sta portando in moto, facendo anche lui entusiasmare. Ma per quello che riguarda Marquez, io direi che non vale quello che dico io. Io vorrei che qualcuno lo guardasse quando guida. Cioè, c'è qualcosa che ne ho di... Io, la prima gara che mi ha portato del Mondiale era nel 49, quindi ne ho visto di piloti correre. Quindi io dico che vederlo e guardarlo, c'è un qualcosa che mi stupisce, c'è qualcosa che mi sbigottisce. Sono d'accordo con te. E mi dà un'ebbrezza talmente immediata che era tanto tempo che io non avevo. E quindi io racconto questo, cioè posso dire questo, guardatelo. La mattina nel warm-up del Mugello ha preso dei rischi che io dicevo, ma che cosa fa? Ha fatto pole position venerdì, pole position al sabato, è un warm-up. Lui nel warm-up si è accorto, secondo me, che Lorenzo aveva un'intenzione, direi, un po' battagliera. È andato subito ai box e ha preparato la sua moto, perché si è preparato come per dire, se l'ultimo giro io mi trovo che questo qui ce l'ho ancora, questo cane attaccato che mi vuol mordere, cosa faccio? Ha allungato la sua marcia, all'ultimo giro ha fatto una staccatona là in fondo che è stata la fine del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è solo un campione, è quello che ho detto prima, le sue emozioni lo portano a decidere delle magie, perché la magia è vedere la corsa come si sarebbe svolta, e lui praticamente dopo l'ha interpretata e ha portato la moto e lui, che sono un'unica cosa, perché ormai lì esiste che la sua anima parla con l'anima della moto e l'anima della moto parla con la sua. Come praticamente ci sono delle volte che in staccata io lo vedo che arriva, che stacca lontanissimo, come ha fatto alla San Donato domenica, ma ci sono delle volte che alle Man, che io ero a casa, perché io adesso le guardo con un po' più di, come devo dire, sono un po' più spettatore, sì, sono più spettatore, ho visto che molte volte staccava prima, poi dicevo, com'è che adesso stacca prima, ma dopo usciva che era ancora più veloce di degli altri. Quindi praticamente è un insieme di fenomeni, è un insieme di cose fantastiche, è un insieme di magie che praticamente lui le mette tutte insieme con due cose fondamentali: il coraggio, perché lui va a sperimentare quella che è la corsa con il suo coraggio. Questo gli porta a dilatare e a rendere sconfinata la sua anima, dove ci sono già tutte le esperienze che anche a 21 anni lui rimette nella corsa. E quindi io vi dico, signori, fate una cosa, guardatelo mentre guida, e allora vi accorgerete che in pista non c'è sono più gli altri che non lo vedono. Non devi convincere me, guarda. Sono gli altri che non lo vedono più. No, non devi convincere me su questo argomento. Matteo, puoi ripetere tutto l'ultimo periodo del dottor Costa, per favore? Tutto? Sì, tutto. È un po' difficile, eh? Vabbè, due parole? Due parole. Pota? Pota è figa. Altrimenti lui figa. Ok, vi fermo un attimo, c'è una telefonata, no? La prendiamo dopo, torniamo subito, un minuto, grazie. Milano ed Enicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Enicar. E ora? Ora si vince! Con gli sticker Action Vigor Sole Vividant impari ogni mese 300 cuffie Bose. Cambia musica! È Action Vigor Sole Vividant. Ora si vince! Diavolina ha un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore, il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolina un sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco.
Salve, siete benvenuti alla Mondoflex. Finalmente è arrivata la bella stagione e se dormire è importante, riposare bene è indispensabile. La soluzione c'è alla Mondoflex. Tante novità, stiamo distribuendo questo volantino con reti e materassi a prezzi veramente interessanti. Vi faccio un esempio: rete con alzata motore a 5 snodi a soli 390 euro. Oppure questa comodissima rete con un materasso in EcoCell analergico ed ergonomico a soli 580 euro. Con in pagamento rateali, senza interessi, ma con l'arrivo della bella stagione si ha voglia anche di rinnovare la casa. Poltrone, divani, letti, tessili in ferro battuto delle migliori marche. Venite nei nostri negozi oppure visitate il nostro sito. Vi renderete conto dell'alta qualità dei nostri prodotti. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus SPA. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Classe B 180 CDI Executive. Veicolo con cambio manuale, chilometri 3.000, a un prezzo di 20.000 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. Grazie, grazie dell'applauso che non meritiamo. Perché stai salutando? Vai via. No, no, che salutare. Desidero che tu mi dia la parola. Allora, io vorrei dare la parola 10 a Merzario, secondi. Spontaneamente. 10 secondi. Vai. Perché? Io devo farmela col professor Costa perché... E adesso, Marquez. Però ricordate che Stoner, ai suoi tempi, mi rivolgo soprattutto a Zamagni, eccetera, eccetera, che tutti dicevano che era bravo ma non era un fenomeno come Marquez, mentre invece era super fenomeno, soprattutto perché tutti questi signori hanno sempre sostenuto, guarda, se per di difendere Stoner, Rossi, col casco di che la Ducati era un cesso, guarda. Per cui se Stoner vinceva con un gabinetto vuol dire che era super campione. Scusa, questa è la realtà. Va bene, mi fate pigliare la telefonata? Sì, pronto, e poi voglio sentire l'opinione su Marquez dell'Oca e di Matteo Ferrari, che poi deve andare a letto perché di solito va dopo Carosello. Matteo, però è vero che devi tornare a finire. Cioè, avete gli esami? Adesso me lo chiedo. Pronto, telefonata, come ti chiami? Anch'io gli esami. Come ti chiami? Ma pronto? Di laboratorio. Pronto, come ti chiami? Ci sei? Niente. Non c'è. No, è svenuta, ha sentito che devi fare gli esami. Su Marquez? No, cioè, ho una piccola... È una riflessione che mi sono fatto a casa, guardando anche riguardando la gara. E... ho soprannominato un po' la guida di Marquez, un po' da freestyler, diciamo, no? Un po' spericolata. E credo che, secondo me, sono emozioni che, cioè, essendo pilota che comunque gareggio anch'io, sono sensazioni che sento. E secondo me Lorenzo, nell'ultimo giro, per dire, ecco, vedendo Marquez con questa guida così estrema e facendo vedere... cioè, la porta proprio oltre la moto, no? La fa derapare molto. Secondo me, da pilota, Lorenzo ha quella paura da dire rallento un po' perché non so cosa sta facendo quello davanti. La moto glielo consente, attenzione, perché nessuno... Matteo, la tua opinione? Ma sicuramente adesso... Due stili diversi però, Cioè, Jorge non è mai stato un estroso da quel punto di vista. No, però vedere davanti qualcuno che fa fa il di più che la moto che si scompone, te dietro... Ti alzi le antenne, secondo me tiri indietro un po', e è quello che è successo. E Marquez ha attraversato il traguardo per primo. Pensa al traguardo. Io sono convinto, cioè mi piacerebbe vedere la sfida a pari moto, perché io sono andato a vedere in pista e secondo me io non dico che c'è un secondo di moto, perché quando da un secondo a secondo Marquez è perché ci ha messo di suo. Però quando ci sono quei 2-3 decimi durante la gara fanno la differenza, secondo me. Però, un pochettino di ma tutti ci mettete del vostro, anche nel vostro piccolo. Sì, no, sì. No, però se hai sotto le chiappe un mezzo meccanico che non ti consente di fare quello che tu vorresti far fare alla moto, alla macchina, che dir si voglia, è inutile, perché andresti a muro e allora sei costretto, tuo malgrado,
tirare indietro quel pelino, che non è che è quello davanti che va più veloce, sei tu che perdi un po' e perdi sempre di più. Capito le differenze? Pedroso. Allora, io devo anche fare una sfumatura. Vabbè, di mercato. Io non valuto Pedroso su come... Pedroso è la stessa moto. Ho capito, ma Lorenzo per me è più forte di Pedroso. Poi... Allora, per dare una sfumatura anche psicologica al pensiero di Lorenzo, voi dovete sapere che Lorenzo era il predestinato a quel posto. Poi fecero un papocchio. No, non gli hanno soffiato. No. Lui ha deciso di rimanere in Yamaha. Ah. Avrebbe preso di più andare in onda. Questo gli ha creato un malumore col suo manager, si sono mollati e la strada è come giocare a scacchi, ha lasciato la casella libera, è arrivato Marquez. Sì. E Marquez adesso corre nella moto che lui reputava migliore, dove l'avrebbero pagato di più, con la quale lui sta facendo sfracelli. Per cui c'è anche un mal di pancia nel dire avrei dovuto essere io e sono confinato in Yamaha, perché non è che altre alternative. In Ducati la strada sarebbe un po' più difficile, per cui quel mal di pancia che diceva Carlo prima... Cioè, secondo me è vero, cioè, lui c'ha dentro anche una frustrazione di dire certo. Io sono confinato a rimanere qui e a inizio stagione ha sempre detto la Honda è migliore della Yamaha e queste cose. Però che, era pilota... disturbato Alberto, certo. Adesso no. Se lui è tornato veramente come l'abbiamo visto al Mugello è sicuramente meglio per il campionato, meglio per... Sì, però nella sua testa sa che quella là era il mezzo migliore. Che ci possono essere anche queste valutazioni sulla moto e infatti... Dico che sì, però si vede guidare, come ha detto poi anche Locatelli, questo la moto la mette di traverso in una maniera che altri non la mettono di traverso e fa delle cose con la moto che sembra che si chiuda davanti come tanti che poi vanno nell'erba e invece lui sembra che sia una cosa facile e naturale che succedono queste cose sulla, però se, sulla moto. Se uno gli arriva Claudio, se uno gli arriva a un decimo guidando pulito, secondo me tanto di cappello anche a quell'altro che la guida pulita arriva come lui. Dovete ricordarvi che questo è arrivato a 20 anni e ha vinto il mondiale. No, questo è sicuro. Specifica. No, è arrivato a 20 anni. No, specifica alla prima stagione. Debutto, certo. Sì, alla prima, è arrivato al mondiale. Ok, mi fate sentire un altro amico da casa. Alla prima stagione ha vinto il mondiale. Pronto? Eccoci. Pronto, come ti chiami? Ce la facciamo, non ce la facciamo, ragazzi? Aiutatemi. Sì. Eccoci, ciao. Sì, pronto, sono Massimo. Ciao Massimo. Sì, pronto. Sì, pronto. Siamo prontissimi. Vai la domanda. Sono Massimo, chiamo da Milano. Io volevo chiedere una cosa in studio. Volevo capire una cosa. Voi parlate di Marquez e di Rossi. Avanti. Sì, volevo capire questo. Cioè, rendetevi conto che Rossi, quando correva in MotoGP, che aveva più o meno l'età che aveva Marquez, oggi non c'è tutta questa elettronica che c'è adesso. Cioè, là era questione di manetta, era il pilota che faceva la differenza, non era la moto. Questo è io quello che vedo. Io vedo che comunque Marquez, quando entra in curva, quando apre, esce da una curva, vedo che comunque la moto gli fa fare tutto quello che vuole lui. Io invece vedevo, pure quando c'era Capirossi, c'era Max Biaggi, cioè io sono un fan, del MotoGP, anche io la moto ogni tanto vado in pista, però io vedo che la differenza da l'oggi a ieri, per me è l'elettronica. Ok, tu dici adesso fanno tutte le moto, il problema è che ce l'hanno tutti l'elettronica. La piega di Marquez arriva al 60%, cioè, ragazzi, ma provate a fare una roba del genere, basta vederlo. Ma è l'elettronica, verga, scusa. No, appunto. Ma sto scherzando. Tutti, stasera non si è parlato del tossiometro, dovevano farla allora. Prima c'avevano tutti gli slider mica come Ferrari che piegava l'11% aveva di piega, vero Virgi? Eri impalato, eri così, non giravi, no? Non è vero. Eri un po' come una Marisa. Nella curva Tarzan, lì nella curva di Assen nel 79, era piegato un bel po' perché Marisa si ma dove cavolo vai? Eri un po' una Marisa? Ma dopo ci deve fare la classifica, Non ce la vuoi fare? Vorrei, la fa perché partiamo con la Marisa, dopo ce la spiega. Però io ho visto in pista l'altro giorno, ribadisco il concetto di quello che avevo sospettato sulla partenza di Lorenzo
quando parlavamo con il dottor Costa, degli highlight che manda Dorna durante le prove eccetera, si vede una partenza da dietro dove confermo in quel caso Lorenzo è partito volontariamente per primo. Ah, sì? Per, sì, sì, da lì si capisce benissimo. Però in pista io ho visto varie curve al Mugello e lui era straordinario, era rispetto a Valentino con la moto molto più a posto. E se tu ti metti sulla perpendicolare del cambio di direzione, e da lì purtroppo da fuori non si possono notare certe cose perché chi è magari su una tribuna, ma se tu ti metti espressamente nei cambi di direzione nelle S, e Mugello ce ne sono tante, sulla perpendicolare tu vedi dove, e lo facevo notare a loro quando dicevo, apro parentesi, chiudo, no, non aprire la parentesi, no, Fenati, no, non abbiamo tempo. Fenati era straordinario, sì. E più volte loro lo dico, e quindi dal punto di vista sportività bisogna ammetterlo, ma quando certo, uno è bravo, mi sembra logico, ma anche loro dovrebbero fare quello che tu hai chiesto dal punto di vista Sky. Ma ritornando al discorso, Lorenzo aveva una percezione di quello che era lo spazio a lui disposizione che era incredibile. E quindi nel caso in cui dovesse il Marquez guidare così bene come faceva Lorenzo, non lo so, perché la moto, secondo me, ancora lo dico un'ulteriore volta, non è vero che la Honda vada meglio della Yamaha dal punto di vista ciclistico, perché stringere le curve come faceva Lorenzo non c'era nessuno, neppure Valentino. Lui vuol dire che Valentino era una moto veramente molto in certi punti era 60-70 cm più largo, quando anche una spanna più largo, più vero Arturo, cosa vuol dire? Sì, avere? Però tu tanto continui a sottolineare che la moto del Lorenzo era più a posto rispetto a quella del Valentino. Non hai detto che Lorenzo usava un po' di più, cacchio, questo non mi sta bene. No, Lorenzo aveva ciclisticamente la moto, ma ci metteva anche del suo. No, attento, quando tu vai con il tuo, per dire, vai ad esagerare come quello che spiegava prima, certo, Lorca, vai oltre, non puoi più stringere, perché stringi vuol quando usava del suo, puoi, usava, osando un po' meno, puoi stringere perché vai a guadagnare sulla traiettoria e non sull'impeto. Quando invece tu vedi due piloti che sono sia in prova sia in corsa negli ultimi tre giri, parlo degli ultimi tre giri della prova che sono ancora peggio della corsa, e tu vedi Lorenzo che stringe di più, soprattutto e alla riesce prima a stringere, ma questo lo fai con la ciclistica, con la moto a posto. Sì, certo. Ma però perché tu hai sottolineato che lui ha la ciclistica a posto, l'altro no? È una mia domanda. Non era Valentino, non era così a posto, e probabilmente si è reso conto. Ok, Matteo e Andrea, devo lasciarvi andare perché avete gli esami, no? Davvero? Corsa della moto. Che esami usava di più? Mi fate sentire loro due, che sì, pratico. Che? Pratico. Cos'è? Un esame pratico. Ah, ma tipo maturità? No, cos'è? Sto facendo elettronica, perciò ho un esame, non so che problema avrò, però dovrò risolverlo. Quota, esatto. E dopodiché, ma poi finisci gli studi o vai avanti? No, dopo quest'anno ho finito gli studi. Hai finito? Mi dedicherò al lavoro, spero di continuare in moto, perché cioè, vediamo che tu vada avanti a andare in moto, e comunque il lavoro al giorno d'oggi è comunque una bella soluzione, sì, alternativa. Matteo, per invece i giovani tu è una cosa difficile. Matteo? Io vado a casa adesso. Beh, ma domani hai gli esami? No, io no. Ma vuoi solo andare a casa? Ma sei un pigro, una roba schifosa, no, proprio. 360 km, cosa sono a 18 anni, 360 km? No, perché Virzi dopo, quando arriviamo al circuito, mi fa fare gli allenamenti, e se io non mi alleno a casa dopo lui, mi fa fare il doppio del lavoro. Ma che allenamenti là vi fa fare a proposito? No, ci fa flessioni, cos'è che fa? Non si dice, non si dice. Però non ci fa sudare essere abbastanza. Sembra di essere nella giungla. E tu pota ti trovi però e dove vieni fuori? È l'altra che mette. È l'altra che è un casino. Quando è l'altra vuol dire che proprio è rovinato, non ne può più. Ne dice due prima di iniziare il discorso e due in conclusione del discorso. Benissimo, so che tra l'altro voi state partecipando al concorso da San Carlo, crea il tuo gusto, non osi immaginare il gusto che state creando, però puntate i 25.000 euro, puoi immaginarti, non sono male, 25.000 possono sempre far comodo. Va bene ragazzi, grazie mille, vi aspettiamo, grazie, quando volete, questa è casa vostra, e scusate mille lo sfogo iniziale, ma io ci tengo che tutti voi ragazzi siate trattati uguali, secondo me è una cosa carina. Dà fastidio ai parenti di quelli di Sky, ma me ne rendo conto, ce ne facciamo ragione. Torniamo subito e torniamo a Montreal da Pino Allievi, e poi devo farvi vedere un camera car meraviglioso. Torniamo subito.
mi trovo negli stupendi saloni della concessionaria Se Motors Nissan di Monza da 22 anni, concessionaria monomandataria importante del marchio Nissan. Tanta qualità, tanta esperienza, tanta professionalità per respirare l'aria del mondo Nissan. Se Motors è il posto ideale. E poi tanti modelli nuovi come la Qashqai, vero Moreno? Vero Franco, Qashqai è il crossover più venduto al 2007 ed oggi è ancora più bello. È anche nella versione 1.6 diesel automatica, disponibile anche 4x4, pensa, a partire da 19.990 euro. Prenotate un test drive, abbiamo belle vetture, abbiamo 20 anni di esperienza ed il gioco è fatto. Se Motors da oltre 20 anni si dedica esclusivamente alla vendita delle vetture del marchio giapponese Nissan, una vera garanzia. Scopri la nuova Qashqai e l'universo Nissan da Se Motors in via Visconti 15 a Monza, a pochissimi passi dalla stazione. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via Einaudi 34. Opel a Milano e Denicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Allora bambini, oggi interrogo tabelline. 3x3. Ma Fassina! Ma come Fassina? E tu 3x3? Ma Fassina, maestro! Ma maestro Franco, anche i bambini lo sanno. Da Fassina è iniziata la grande operazione Fassina 3x3. Cambi la tua vecchia auto per una nuova pagando piccole rate e dopo 3 anni decidi se riscattarla oppure se rifinanziare la quota rimanente o se restituirla a Fassina e acquistarne un'altra. Semplice, no? Bambini, adesso ho capito! 3x3 fa proprio Fassina! Con Fassina non sbagli mai! Grazie, grazie. Ma il dottor Costa che parla in diretta al telefonino, è bellissimo vederti, schiavo anche te della tecnologia, sì. Che non sei mai stato reperibile. Allora non ti sei dico mai... che cos'è? Sì. È il telefono che mi hanno dato nel mondiale, visto che io non sono più nella... Ma cos'è sto rumore? Ah, scusate, ho fatto partire un video io, sono rimbambito completamente. È bellissima questa cosa, vi ringrazio. Allora, non sono più nel moto mondiale, mi hanno regalato questo telefono, quelli che sono i miei allievi, dove dentro ci sono tutte le radiografie di quelli che sono caduti quest'anno, dove io do quelli che sono i miei giudizi e i miei consigli. E siccome ho chiesto 2 pass per Barcellona per 2 nostri colleghi... No, ma non mi devi spiegare, io non volevo, scusa. Era il mio allievo, il dottor Zasa, che mi ha detto che lui i pass se li tiene per lui, perché lui c'ha molti amici che devono andare. C'ha ragione. Per cui... Arrangiarsi. Mi ha detto questo. Comprali. No, maestro, mi ha detto arrangiati. Ha fatto bene, ha fatto bene. Salutiamo e ringraziamo Pino Allievi che è in collegamento da Montreal. Ciao Pino. Ciao, saluto a tutti voi, in particolare al dottor Costa. Ciao Pino, senti, no, hai sentito quel rumore di un camera car? Perché c'è una disquisizione con Merzario e con Palazzoli su un camera car che voglio poi mostrarvi. L'abbiamo mandato settimana scorsa, ma è andato via un pochino così. Non è stato secondo me considerato come doveva. Dovrebbe essere un video di Depailler. Tu ti ricordi se Depailler ha guidato anche nel 78-79 una vettura a 4 ruote, non a 6 ruote? La Tyrrell, quante ruote aveva nel 79? Sì. No, no, ma nel 78 era già a 4 ruote, ma lui nel 78 e 79 guidava la Ligier.
Difatti questo secondo me è un video della Ligé, adesso lo mandiamo, Pasquale ce lo manda perché comunque siamo a Montreal e poi ve lo farò sentire anche col rumore di fondo perché dà l'idea di queste pattinate spaventose di questa avventura e quanto il pilota doveva lavorare col gas. Invece Pino, lì che aria si respira? Com'è la situazione a Montreal, una Montreal diversa da quella che stiamo vedendo in questo momento? Boh, non so, c'è abbastanza interesse, c'era persino parecchia gente oggi che è giovedì e che si possono solo vedere le macchine o dalla tribuna o quelli più fortunati che possono arrivare al box dietro le transenne possono vedere le macchine. Clima umidiccio, cielo grigio, però è previsto il miglioramento da qua al fine settimana, quindi vediamo quello che succede. La Ferrari ha questa versione cosiddetta B, anche se non è proprio una versione B perché la macchina è modificata pochissimo, nuove ali davanti e dietro anche in funzione della pista, ma soprattutto mappature al motore che dovrebbero consentire alla parte elettrica del propulsore di sviluppare più cavalli e quindi rendere la F14T più competitiva a Montreal, pista molto veloce. Hai fatto bene a parlare di mappature perché casca a fagiolo l'argomento con questo camera car, ripeto, dopo ce lo sentiamo anche con l'audio, però voglio collegarti virtualmente, così da distante, con Pernat, perché tu parli di Ferrari, una Ferrari che sta rincorrendo, una Ferrari aggressiva, ci sembra di capire, e Pernat è testimone anche di una Ducati che sta cercando di recuperare, insomma, che dà degli sprazzi di... Non ha parlato neanche del suo pupillo Iannone. No, insomma, Andrea è andato molto bene, i due Andrea sono andati bene, Iannone e Dovizioso. Sì. Nostro pupillo. Ci sono tante analogie però tra le due rosse. Ma guarda, direi... noi arriviamo col motore nuovo, diciamo noi tra virgolette Ducati, fino a novembre non c'è niente di nuovo nel senso di tutto il motore. Ora già al Mugello c'era qualcosa di nuovo perché evidentemente le moto andavano più forte, si vedeva anche il record di velocità che ha fatto Iannone, te lo dimostra. C'è da lavorare. Comunque Iannone è andato molto forte, ha fatto vedere che la Ducati ha avuto un bellissimo sprazzo al Mugello nelle giornate di vigilia. Però Pino, cosa che la Ferrari invece non ha ancora mostrato. No, appunto, ma chi fa più fatica in questo momento, secondo Pino me, e Carlo, tra guarda, le due, tra Ducati e Ferrari? Io dico che per adesso un po' di fatica la Ducati la sta facendo tramite i nuovi regolamenti, che l'ingegnere da linea ci ha lavorato molto bene, la moto ha anche dei vantaggi, poi quello soprattutto dei 24 litri più che dalla gomma. Direi 24 litri e i 9 motori che li puoi sviluppare, però evidentemente fino a che non c'è il motore nuovo siamo un po' lontani ancora da un'altra okay. Parliamoci chiaro, la moto è la stessa. Il motore... forse la Ferrari è messa meglio come gerarchie quello di che valori. Volevo dire. Mi pare, poi soprattutto adesso vedremo qua perché Montezemolo ha sbandierato tanto, aspettate il Canada, adesso tutti aspettano il Canada, vogliamo vedere cosa fa questa Ferrari che Montezemolo aveva preannunciato come in grande risalita, quindi aspettiamo qua l'esploa, anche se sai l'ingegnere da linea dice Pino, ci vediamo a novembre, ecco, non diciamo ci vediamo in Canada. Ma io volevo sottolineare una cosa, il Canada, la pista del Canada come quella di Zandvoort, alla Ferrari è sempre stata molto una pista cucita addosso, anche quando le Ferrari ai tempi di Jackie piuttosto che di Chris Amon non andavano bene, a Zandvoort e in Canada facevano prestazione. Se tu guardi anche ai tempi di Alesi, l'unico risultato giusto valido lo fece proprio anche lui in Canada. Certo. Sarà un caso. Il Mugello è una pista dove la Ducati fa tutti i test, pista, quindi voglio la dire. Pista di casa. Sì, però girandoci sempre, alla fine voglio dire. Anche ai tempi di Stone, la Ducati ha vinto una sola volta al Mugello, quindi. Nonostante tutta sta pista sempre, Ducati, che dovrebbe essere avvantaggiata. Mi piace la tua precisione. No, che Stone ha vinto la puntura, ma al Mugello ha vinto una sola volta nel 2009. Però ha sempre fatto delle buone gare. No, 2009. Paga anche da Barros, ti ricordi con la Ducati? Sì, poi ha fatto delle belle gare. Stavi dicendo che la Ducati ha avuto dei vantaggi per quanto riguarda il regolamento, e invece per quanto riguarda il regolamento in Formula 1, col congelamento del motore, con tutti questi problemi nuovi regolamentari, con i 100 kg di benzina a bordo, ci sono molti problemi per riuscire a far sì che la Ferrari arrivi lì vicino a quanto sta facendo la Mercedes. Sì. Perché? Perché d'accordo, adesso cambiano le mappature, Pino ci ha detto che dovrebbero
interferire molto sui motori elettrici, perché se dovessero intervenire sul turbo aumenta il consumo di benzina e a un certo punto il pilota deve tirare via il piede. Perché ricordiamo, scusami, che la Mercedes in questo momento è molto avvantaggiata anche dal consumo di benzina, perché addirittura è uscita la notizia che nella lotta Rosberg-Hamilton questi qui, disobbedendo all'ingegnere, al muretto, hanno cambiato la mappatura per vedere di non farsi prendere o di cercare di superare il compagno. È abbastanza bello, eh? A noi è abbastanza bello, ma se possono cambiare la mappatura e consumare di nei più limiti, di quello che indica l'ingegnere, vuol dire che sono ampiamente nei limiti e possono fare quello che vogliono. L'unica differenza che abbiamo fatto noi a Mugello, tra Dovizioso e Iannone, che noi due che poi sono arrivati assieme, anzi è arrivato davanti Dovizioso, il motore era lo stesso, la ciclistica era lo stesso, c'era solo una scelta di gomma dove Dovizioso era un po' più dura, la nostra era più morbida. Punto. Sì. E poi la benzina è più a bordo. Vi faccio vedere invece un camera, visto che hai parlato di motori elettrici e di power unit, vi faccio vedere un bel filmato, un onboard Senna Prost. Senna Prost a Montreal, non è male, eh? Poi torniamo. Mauro Valli, onoratissimo ospite di Griglia di Partenza, per farvi vedere e trovare due moto ad ogni puntata. Come sapete, Valli non è solamente automobili americane, ma anche moto speciali. Costruiamo trike, li modifichiamo, abbiamo moto custom importate, moto custom costruite. Ogni genere, qualunque due ruote, made in USA e anche a casa nostra, incluse le Harley Davidson ufficiali quando diventano usate. Le macchine sono infinite, ve lo dimostriamo ogni settimana nel nostro programma che è Ruote Americane, e la panoramica sarà a 360 gradi per farvi vedere anche quest'anno chi siamo e cosa facciamo. Per tutte le informazioni dovete visitare il sito vallistore.com, pagina Facebook Vallistore Ruote Americane, troverete tutte le informazioni e tutti i nostri contatti, non stancatevi di chiamarci. Opel a Milano e Denicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. M Serramenti, apri una finestra al risparmio. M Serramenti realizza porte e finestre in alluminio, legno e PVC. M Serramenti, eccezionalmente in questo periodo, ti dà la possibilità di risparmiare da 5.000 a 10.000 euro sui serramenti in alluminio, legno e PVC rispetto al miglior preventivo di qualsiasi rivenditore. Chiama ora senza impegno e chiedi informazioni all'800 13 43 43.
Potrai avere così la possibilità di visitare i nostri showroom e approfittare di questa eccezionale offerta. Tre finestre standard più una porta finestra, prezzo di listino 6.500 euro, sconto fabbrica 40%, meno il 65% di detrazione per il risparmio energetico a soli 1.365 euro. Chiama ora 800 13 43 43. M Serramenti, apri una finestra al risparmio. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. L'abbiamo recuperato, l'abbiamo recuperato. Eccoci qua, Pino. Ci eri scappato. Allora, ti faccio fare tre domande in veloce sequenza perché siamo, ahimè, in chiusura. Parte Vergani, poi D'Aste, Zamagni e Palazzolo. Ciao Pino, velocissimo. Mattiacci, cosa mi dici? Perché in cosa è bravo? Mattiacci in cosa è bravo? Ma sai, è difficile perché appena iniziato io non lo so, non gli ho parlato due volte e ancora i frutti non si vedono. Comunque mi pare che abbia le idee molto chiare in fatto di organizzazione del team, ma di più non posso dire. Mattiacci lo vedrai a distanza di un anno, non adesso. Ok, grazie. D'Aste. Ciao Pino, sono Stefano. Prima abbiamo sentito Paolo Ciccarone che diceva che c'è il sospetto che qualcuno utilizzi una specie di traction control sfruttando i motori elettrici. Tu ne sai qualcosa? Sì. Ma io ne ho sentito parlare come ne ha sentito parlare Ciccarone, cioè non ho elementi in mano per dirti se in questo momento la Mercedes lo sta utilizzando, perché Ciccarone ci ha lavorato molto, mi garantisce che è possibilissimo che loro utilizzino anche qualcosa di questo genere, del resto più che lecito, quindi di volta in volta scopriamo delle cose nuove sulle macchine, perché i team si tengono segreti tutti i loro congegni, è un po' quello che è successo nelle moto con la Honda, che l'abbiamo scoperto tramite Lega e il suo sito. Non è esattamente così, Pino, che l'abbiamo scoperto attraverso Lega sul sito. Non lo so, io non sono a conoscenza da come sia uscita questa cosa, cioè ne parlo relativamente alla trasmissione di due settimane fa. Vai la domanda? Vabbè, al Mugello c'era Alonso, che a parte che per quel pochissimo che l'ho incontrato io mi ha fatto una piacevolissima impressione. E mi ha colpito, è un ragazzo molto intelligente, molto bravo, sì. Ecco, mi ha colpito una frase che ha detto beh, l'ambiente è molto più genuino rispetto al nostro, poi qua c'è ancora il rumore, si sente ancora il rumore, è una cosa che dice spesso anche voi o no? Sì, guarda, oggi ha riparlato della sua esperienza al Mugello, si è molto divertito, ha detto che appunto si riesce a ridere, c'è il senso dello humor, non ha voluto fare un paragone tra i due mondi perché sono due mondi molto diversi, lo ha specificato lui stesso, dice non so se sia meglio o sia peggio, comunque quello là è un ambiente diverso e divertente, ne ha parlato benissimo anche per la moto, mi auguro che non pensi anche, visto che è indirizzato verso le due ruote ciclistiche, che non pensi. Che
sei partito. Mi sa che l'abbiamo riperso. No, volevo solo. Cosa gli volevi chiedere? Sì, dovevo chiedergli perché prima lui ha parlato delle modifiche che ha fatto Ferrari per questo Gran Premio, quindi sulle ali, sul fondo vettura che è molto importante perché quando c'è trasferimento di carico la vettura perde aderenza e quindi hai poca trazione quando esci dalle curve. E poi ha parlato delle mappature. Beh, ricordiamo che il regolamento prevede che i motori sono stati congelati al 28 febbraio e quindi puoi solo lavorare sulle mappature, però ha giustamente detto che ha lavorato sulle mappature dei motori elettrici perché lavorando sulla mappatura del motore turbo aumenta il consumo e ricordiamo ancora che il regolamento prevede che tu abbia a bordo solo 100 kg e quindi se ti aumenta il consumo, come dicevo prima, devi tirar via il piede. Mercedes è molto avanti qui e Ferrari ha insito nel motore un qualcosa che non può cambiare, che è il problema della turbina e che purtroppo gli fa mancare alla Ferrari quel numero di cavalli che darebbero qualcosa in più alla vettura e che potrebbero tenere la vettura lì davanti. Ok, Sergio, facciamo mentre vediamo le immagini del campionato al quale prendi parte, Acceleration 2014, che sarà a Monza questo fine settimana. Raccontaci la magia e perché essere presenti a questo evento. Beh, questo è innanzitutto è perché ci sono io che corro, quindi venire a tifare me che sono un pilota italiano. No, è un evento particolare perché ci sono... Noi corriamo con le Formula 3000, che sono queste qui che sono inquadrate in questo momento. Poi dopo ci sono dei pick-up americani che sono delle macchine abbastanza divertenti, che sono delle belle lotte, sono tutte uguali, si muovono molto in gruppo. Poi ci sono delle Legend, che sono quelle con cui tu hai fatto una gran pole position. Ti ringrazio per averlo ricordato. Infatti hanno provato a strapparti un contratto, però da quello che ho capito non ci sono state le basi. E poi dopo la sera, per finire, c'è un concerto dove ci sono artisti degli anni 80-90 al venerdì, mentre al sabato ci sono dei DJ abbastanza famosi che suonano. A volte io poi queste cose qui non le seguo perché vado a letto presto. Ma piantala di fare, ma non scherzare. Io dicevo, sono dispiaciuto di quello che dice Pino Lievi, che adesso con Marco Macchiacci è un valido organizzatore, vuol dire che loro per questi ultimi anni domenicali e compagni sono tutti dei somari. Ci mi sembra proprio una roba. Dopo la sera facciamo forse in tempo. La mia domanda era polemica. Sabato e domenica? Sabato ho la gara all'1:15, domenica alle 2. E poi vabbè, la giornata comunque parte prima. È una giornata intera di eventi. Noi gara 2 addirittura sono due pit stop, dura 45 minuti, quindi è molto lunga e molto bella. Durante la gara devi gestire un po' i consumi delle gomme della macchina, che facendo una gara così lunga, anche i freni in una pista veloce come Monza, dove andiamo oltre i 300 all'ora, devi un po' imparare a gestire. Comunque spero... se mi paghi bene vengo giù a spiegarti due o tre curve, due o tre segreti di Monza. Io e Vergani che siamo i due più veloci. Beh sì, lo so, infatti io sono venuto qua stasera perché ci speravo. Dopo Cazzaniga e Dastia. Io so i due che video, più il video che Monza. È partito prima è quello del tuo camera car, della tua pole position. Quindi dopo cercherò durante di vedere. Durante la pubblicità te lo spiego. Con la Maserati ho detto la mia a Monza. Maserati non sono andato piano. E comunque il Bob con la Lotus a Franciacorta settimana scorsa. Tempone. Diciamolo pure. Allora, dopo la pubblicità, ricordiamo che parte poi il campionato Lotus Cup, grazie a Pasquale che ha l'Inio Camera Car, stranamente, va bene? Allora, ci fermiamo un attimino, facciamo in tempo a rivederci, sì, per chiudere vi regaliamo ancora due immagini degne di questa puntata, speriamo, di griglia di partenza, sempre che i miei ospiti tornino la settimana prossima e non si vergognino. No, vedo già Zamagni che ha fatto segno di no, non torna più. Grazie Loredana. Torniamo subito. Due no. Milano ed Enicar e ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Enicar. E ora? Ora si vince! Con gli sticker Erection Vigorsol e Vividant impari ogni mese 300 cuffie Bose. Cambia musica! Erection Vigorsol e Vividant. Ora si vince! Diavolin Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolin Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco.
Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus SPA. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Bellissima classe A 180 CDI Executive, cambio automatico, interno in pelle, 17.000 km a un prezzo davvero competitivo, 21.900 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. I wanna see a rainbow, something beautiful. I wanna see some beauty, would you fall? Shine on, like the sun in the desert. Shine on, like the sun in the desert. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto. Tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza. Potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro. Anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza. Puoi. Grazie amici, grazie, grazie. Sono strafelice di aver visto un Carlo Pernat, un dottor Costa strapimpanti, mi siete piaciuti belli carichi. Avete instaurato delle sane diatribe con quel ragazzino là, con quel ragazzino terribile. Un ragazzino. È stato bello, in attesa che poi Stefano invece parta anche il tuo campionato, so giovedì. Assolutamente sì. Ad Adria, invece sarete ancora in settimana zona. Prossima. Ci si vede dopo il Canada allora, ok? Si parte da Adria venerdì. Adria venerdì, sì, da venerdì le prove libere, sabato le prove ufficiali e sabato sera una gara. In notturna? Sì, in semi notturna perché comunque che bello. È 8:30 di sera e quindi ci sarà ancora luce. All'imbrunire, però bello. E gara 2 invece alle 3 del pomeriggio. Purtroppo benissimo. Dovevamo esserci anche io e Marco, ma il momento non è propizio. Marco Menandri, cosa gli succede in chiusura? Cosa gli sta succedendo? Vabbè, adesso un po' di mal di pancia. Vediamo. Si parla di divorzio anticipato, leggevo oggi su anche su lui. C'è dov'è che c'è? C'era sui siti. No, adesso è inutile pensare al dopo, vivi il quotidiano. Ma divorzio anticipato da scartare, comunque speriamo. No, cioè, si no, parlava di addirittura. No, dall'aprile. Ma lì c'è un problema sulla moto, secondo me. Grosso di telaio, qua ci vorrebbe Virginio risolverlo. C'è Zamagni che vuole. No, voglio dire che Marco, secondo me, potrebbe vincere contro tutti quelli che corrono la Superbike con qualsiasi moto. È per questo che mi fa. Anche a me, anche a me fa incavolare come una bestia. Però c'è da dire una cosa che io ho visto. Però se si guardava la gara di Imola, a Imola era veramente scandalosa la situazione, perché tu lo vedevi tutte le volte in cui si metteva sul dritto, che cercava di aprire il gas, la moto che faceva dei movimenti assurdi, ma è una cosa. Però Stefano, tu hai corso in moto, con quella moto lì hanno veramente vinto tutti. Lo so, però secondo me, guarda. Per fortuna aveva il microfono Zama, ha detto anche Biagi, Posso farti una analisi veloce? Allora, Marco ama guidare con l'anteriore piantato in terra, no? È come se uno guidasse un trazione anteriore. Sì. Quella moto con motore a V è molto, molto più equilibrata, è un po' da guidare come se fosse un trazione posteriore, tanto per essere chiari.
Allora, questa cosa lo mette, come dire, in difficoltà, perché contraria un po' il suo stile, per cui caricando l'anteriore scarica il posteriore, sì, e la moto si muove. Questo non sono un tecnico, pur te lo dico da maccheroni, però questo è il punto. Di conseguenza non riesci ad avere il feeling che ti dà fiducia per dire stacco lì, li passo lì, li passo là, perché perde il suo punto forte, che è la staccata in frenata con un inserimento in curva cattivo. Bisogna solo trovare un po' il bando della matassa. Anche della sua testa, però, ogni tanto. Allora, sulla sua testa è più sulla reazione che ha, perché Marco le idee le ha chiare, tecnicamente cristallino, e che magari poi si fa del danno perché si butta giù di morale. Questo un po'. È vero, però sai cosa? Comunque, io in curva l'ho visto guidare, a me sembrava che guidasse forte, però poi vedi, è vero, tu dici in staccata perde, però poi sul bagnato va forte. E allora che ritrova quella, mi sembra un po' di rivivere l'epoca Ducati, perché viene fuori quello che diceva Zamagni, perché lui ha il talento Zamagni, per fare qualsiasi roba. Bisogna mettere una condizione, cioè sicuramente è un grandissimo pilota e può vincere con qualsiasi moto, ma si deve creare una condizione che l'ha già raccontata lui, che deve avere fiducia. Sì, perché la base. Tutti hanno bisogno di una cuccia calda, ma Melandri la deve avere bollente. Ancora più. Ok. Ha girato di moto anche lui, ragazzi. Ragazzi miei, io vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo per chi avrà voglia giovedì prossimo. Non so se qualcuno ci sarà. Grazie Claudio per essere stato con noi. Ciao Arturo, ciao a tutti, ciao Virgilio, ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Edizione 2014 rombante di Griglia di Partenza in collaborazione con Diavolina, Peugeot Scooter, Fassina, Nolan, Polini, Jaguar Monza, Valley Store, Go and Fun Green Energy Drink, San Carlo, Bosch, e Denica Re ti propone Opel Mokka 2014 a 16.900 euro anche in versione GPL. Scegli Opel Mokka e scegli Denicar. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Salve, siete benvenuti alla Mondoflex.